Manto non è mai un bel periodo per le tue battute. C'è sempre qualche cosa che ci dovrebbe dire. Se Manto fa una battuta, è la battuta sbagliata. E Esatto. quello che state ascoltando è Fumble! Fumble! E Manto battute! No. Allora, due cose su Fumble e poi ci buttiamo direttamente a freccia come i robottoni quando si montano. Sì. Soprattutto Getarbo, che si attaccano insieme in maniera non ben precisa. Getta! Impossible! Free! Dunque, Fumble GDR è il primo podcast di giochi di ruolo in Italia e ha uno spin-off che si chiama Sidequest, che è arrivato alla seconda puntata e che trovate sul nostro sito di Fumble GDR o sul sito di QWERTY, che è il network della trasmissione, e dove trovate anche tutti gli altri podcast che facciamo, tra cui anche Come quel gioco, di cui la settimana prossima uscirà una nuova puntata. E dato che è uscito Thor Ragnarok al cinema, facciamo una puntata sui vichinghi. Dato che è uscito Mazinga Z al cinema, questa sera si gioca ai robottoni giapponesi. Mi sembra giusto. Ma la puntata sui Giustissimo. vichinghi è quella del gioco di carte? No? No, no, no. La puntata sui vichinghi è la Sto puntata su chiedendo. Blood Rage. Ma io per stasera, invece, per cambiare argomento, ho messo la maglietta a tema di Mazinga Z. Per Esatto. ricordarci com'era bello Mazinga Z una volta. Ah, prima che facessero un film di merda. Io Se vi vorrei domandate anche com'è. dire che Mazinga Z era bello una volta, nel mentre ne sono uscite tante porcate, hanno raggiunto un apice, però nel frattempo non è che proprio solo cose Ma belle, non ho detto che sono solo cose belle, però la prima versione di Mazinga Z era bellissima perché ha creato l'intero filone dei super robot. Poi hanno fatto delle cose discutibili in mezzo, tra cui Mazin Esatto. Saga o Zeta Sto cercando di Mazinga. vendere la saga intera di Mazin Saga a fumetti. Se qualcuno la Vendila a vuole me, perché comprare. anche se fa cagare, da collezionista la voglio. Comunque, poi sono arrivati a fare Mazin Kaiser, poi hanno fatto Perso purtroppo subito. Mazin Kaiser SKL, insomma ne sbagliano una sì e una no. Questa Ma era Mazin quella. Kaiser SKL è quello della Mercedes? No. No, quella è SLK. Ah, scusa. No, è una serie talmente brutta che hanno interrotto anche quelli della Toei Animation al terzo episodio e hanno detto, vabbè, ma facciamo che finisce qua. Doveva andare avanti, in Si sono teoria. vergognati anche loro. Si sono messi un freno da soli. Chi volesse sapere com'è il film, nuovo film di Mazinga Z, deve Sì, ascoltarsi. esatto. Potete andare ad ascoltare Ricciotto, la puntata che è uscita stamattina, in cui io faccio da ospite e sparo a zero su Eh Mazinga sì, Z nel ma film. male, eh? L'audio Cioè. si è sfogato, No, ma ragazzi. L'immagine, siccome me la sono ascoltata oggi, Anch'io. l'immagine che mi ha dato Claudio è la versione leggermente, mica troppo, leggermente pacata di Nerd Sgarbi, che è un nuovo robottone made in Fumble. Esatto, al posto di capo era Capre! Giggio, era leggermente Zinga, Zinga, Zinga! Era leggermente alterato un figo, Claudio immagino Sener il giusto per il giusto. Dopo tutto ho solo scritto un gioco sui robot giapponesi appunto. e subito dopo mi fanno sta Esatto, è partito porcata. un Ma iebolo che non comunque, si può capire. invece noi qua si parla di robottoni giapponesi anni 70. Torniamo alle origini di Mazinga Z e le superiamo di qualche anno per arrivare al 74, quando è uscito Getter Robot, che ha dato il via all'altro filone di super robot, Esatto. il più bello secondo me, cioè quello dei robottoni componibili. Perché? Perché il super robot in cui c'è un solo pilota è bello, ma fino a un certo punto, perché non ci si può giocare in gruppo. I robottoni componibili sono fatti per giocare in gruppo. E vendi dei giocattoli più carini. Vendi dei giocattoli più carini che potete vedere sul nostro tavolo. Se state guardando in diretta su Facebook, c'è un bel Shin Getter One in primo piano. Shinketo Robo! Switch on. Dunque, due parole su Gattai, che Se è qualcuno questo. vuole il CD della sigla di Getter Robo. No, io ce l'ho già purtroppo. Lo so, l'abbiamo comprato assieme. Cioè, non è Non posso che. comprare anche quello. Comunque, dicevo, Gattai è un gioco che è tanto semplice quanto tamarro, cioè rispecchia perfettamente, secondo me, quel genere di cartoni che sono stati fatti prima che arrivasse Gundam a cambiare di nuovo le carte in tavola. I cartoni di Super Robot sono basati non sugli archetipi, ma sugli stereotipi, perché sono Sei veramente ancora gli peggio. stessi personaggi in ogni singolo Eh sì. cartone. Rivisti leggermente di qua e di là, mettendoci un orfano in più o in meno, ma quelli sono. Non si Esatto. scappa da
il leader carismatico e impulsivo, lo smilzo cupo e riservato, il grosso comico e testardo, il bambino intelligente e speranzoso e la ragazza altruista e sensibile. Vi faccio notare, scusa se ti interrompo Claudio, che i primi tre sono i tre protagonisti cyborg di Starzinger, per esempio, insieme alla principessa. Cioè, sono i protagonisti di Get a Robot, dopo tutto, esatto. E sono loro che hanno dato il marchio di fabbrica a tutto il resto, e da lì si sono poi sparsi in tutti gli altri generi di cartone animato. Esattamente. Possibile e immaginabile. Tra questi c'è sempre qualcuno che è un alieno, qualcuno che è un orfano, qualcuno che potrebbe essere o meno un androide o un robot. L'emarginato, sostanzialmente. Esatto. Sono tutti in qualche modo emarginati per un motivo o per l'altro. Gattai prende queste cose e le trasforma in punti di forza. Per cui... sulla scheda, e poi la scheda verrà messa sul sito di fumblegdr.it, ma riceverete anche la newsletter in cui ci sarà e il gioco e la soundboard, da cui sta andando la musica che sentite in sottofondo adesso, tra l'altro, perché l'ho già caricata. Ogni singolo aspetto del pilota o della macchina che farà poi parte del robot componibile diventa un dado in più da tirare. Questo perché, per rendere l'idea della cacciaronata, che sono i cartoni animati di robot giapponesi anni 70, si tirano tantissimi dadi e si va a diminuire il pool mano a mano. Okay. Ogni volta che una persona, un giocatore o un nemico fa un'azione, si fa un tiro contrapposto. Chi vince non perde dadi, chi perde perde un dado. Quando si arriva a zero, o si è fuori gioco, o se è il combattimento finale, si muore. Le varie cose che compongono i personaggi sono, per il pilota, l'archetipo, cioè quelli che abbiamo detto prima, i cinque tipi corporei del personaggio. La razza, un colore iconico che non serve a nulla se non al flavor, però tutti avevano un loro colore, per cui... Benkei era quello giallo, esatto. Ryoma era quello rosso, Hayato era quello blu, e tutto quello che circolava intorno a loro era blu, rosso, giallo a seconda. Spesso avevano un oggetto iconico che può essere tutto e niente. Anche questa è una cosa che poi è stata presa da altri cartoni animati, tipo Cyborg 009 avevano sta sciarpona gigante tutti quanti, che era il loro oggetto iconico. Magari non serve a niente, magari in una scena ti serve per legarti perché stai cadendo e ti aggrappi con la sciarpa, la tiri in faccia alla gente e li accechi per un attimo. C'era anche 001. Esatto. Che era grande. Che era un bambino in fascia. E tutti avevano... Esatto. E tutti avevano un hobby, che potevano essere tre hobby. Le arti marziali, esatto. Un altro sport che non fossero le arti marziali, o la scienza in generale. La scienza come hobby. La scienza, esatto. Ma in generale. Io ho delle schede diverse. No. No, poi è la stessa scheda. Ho altri hobby. Hai sport, scienza e altro. Sono cretino. Okay. L'importante è saperlo. Volevo metterlo in chiaro. Allo stesso modo, il robot è composto da singoli moduli e ogni modulo è fatto da due cose. Il tipo del modulo, cioè volante, sottosuolo, subacqueo, veloce, resistente o armamentario, e ha tre armi ad attivazione vocale. Ogni volta che una di queste cose entra in gioco nella partita, tirate un dado in più. Quindi, se per esempio Manto sta guidando il Getter Eagle, che è volante, e usa il Getter Tomahawk quando si monta in Getter Robot perché stanno volando, quello sono due dadi, uno perché stai volando e uno perché stai lanciando il Getter Tomahawk, che è una delle tue armi ad attivazione vocale. Bisogna urlare, se non urlate il nome dell'arma non funziona, è vero, perché è ad attivazione vocale, come viene spiegato in Neo Getter contro Shin Getter. In più c'è la mossa finale, la dovete decidere tutti insieme, perché si può usare solo quando siete uniti, montati insieme a comporre il robot, e solo se tutti e tre avete fatto almeno un 6 nel vostro ultimo round con i dadi. Oh yeah. Le altre due schede che avete
Sono una, la scheda per il master praticamente, che spiega però le regole generali del gioco, e la scheda del pilota macchina dell'altro lato praticamente, in cui tenere traccia di quanti dadi puoi lanciare in una situazione piuttosto che l'altra. Basta dececcare una volta che vieni ferito e ne togli uno alla volta, mano a mano. Quella cosa non la potrai più usare in maniera utile, certo, nel combattimento. Magari puoi volare lo stesso, però non ti darà più un bonus perché l'altro robot ha imparato che tu puoi volare, quindi si preparerà, per dire. In più c'è il generatore di armi. Esatto. Perché anche quelle sono molto stereotipate e tipiche. Sì. E quindi ci sono una serie di nomi e una serie di aggettivi da comporre insieme per fare le armi, se non avete idee. Ultima cosa, le linee cinetiche. Se avete mai visto un cartone animato giapponese, sapete che nei momenti topici e drammatici o in cui stanno andando molto velocemente, ci sono delle linee cinetiche che appaiono misteriosamente sullo schermo e che puntano verso il centro. Quello significa che l'azione sta andando velocemente e drammaticamente. Indi perciò l'iniziativa funziona così: all'inizio si tirano dei dadi, due dadi da 6, il risultato totale sono le linee cinetiche che avete a disposizione. Si parte da quello che ne ha di più e si va a scalare. I mostri tirano anche loro, ognuno per sé, e entrano nel computo di quante linee cinetiche ci sono rimaste. È leggermente cambiato da come è scritto sulla scheda, per cui ogni volta che tocca a voi si scala una linea cinetica, ma le linee cinetiche, essendo sintomo di drammaticità, possono anche essere usate per aumentare il vostro punteggio a posteriori, quindi agirete di meno, però se avete fallito e volete spendere delle linee cinetiche per darvi un più 3 lo potete fare. Queste sono tutte le regole di Gattai. Gattai, essendo ispirato ai cartoni giapponesi, è un gioco fatto a episodi. Infatti questo è il primo episodio della serie. Non sappiamo se ce ne sarà un secondo o se, come Mazin Kaiser SKL, finirà qua perché è troppo brutto. Se sono quattro episodi, io te lo dico, devi inserire il freeze fine puntata. E sì, e metteremo anche il freeze a fine puntata. Va bene? Mettiamo il fermo combattimento. C'è un problema con la musica, dico. Ho alzato il volume della musica, adesso mi diranno se si sente adesso. Dunque, cominciamo a fare i personaggi perché è parte integrante del gioco. Scegliete prima di tutto un archetipo. Cosa importante, l'archetipo non può esserci due volte, quindi è un gioco che va da 2 a 5 giocatori, perché non si può prendere due volte il leader. Se uno è già il leader, bene. Io, tre leader, dai. Comando! Il robot si spezza prima ancora. Di nuovo Getter. È un problema, non riusciamo ad unirci. Cribbio! Ah, giusto, mi hai fatto venire in mente un'altra cosa. Se fallite un tiro, avete anche un'altra opzione, ma solo una volta per sessione, cioè l'open gattai. Per cui il robot si smonta in maniera talmente rapida che il nemico viene preso alla sprovvista. Avete comunque perso, però non perdete dadi, cioè avete fallito. L'immagine di Getter che potrebbe passare tre quarti dei combattimenti a far finta di montarsi, smontarsi, far finta di montarsi, smontarsi. E infatti lo puoi fare una sola volta. Se no sai che... Io, per come ho in mente il mio personaggio, potrei fare o il cupo riservato, o l'intelligente speranzoso, o l'altruista sensibile. Quindi No, la tipa no, matto. Ma siccome sono androide, asessuato. Non ce la faccio. No, perché anche gli androidi nei cartoni hanno giapponesi hanno sentimenti, ma non ha sentimenti, hanno sentimenti, non ci interessa. Vabbè, okay. Perché non hai ancora visto Mazinga Z Infinity. No, non dirmi delle cose così. Va bene, nel senso, questo mondo, mi vuoi fermare subito? No, devi guardare quello che ti dico. Potrei fare una di queste qua, quindi ditemi voi cosa invece dovete fare per come ce l'avete. Per come ce l'avete. E non ho sottolineato in particolare. C'è della metallurgia. Un pochino. Costruisci tu dei robottoni se non c'è metallurgia. Io andrei per il comico. Io sono indeciso tra il bambino
e il leader. Ok, allora io mi prendo lo smilzo. Vabbè, allora io faccio il leader. Dai. Oh, così facciamo, esatto, la triade quella. No, classica. Io faccio quello blu. Eh sì, tu fai Hayato G. Io ho pensato proprio a quello col berretto quadrato da militare. Comunque, io in razza sono android. Musashi Tomoe. Razza? Io mi sa che faccio l'alieno a sto giro. Tutti diversi. Mi actarizzo. Colore iconico. Io arancio. Così non sei blu. Esatto. Così proprio... basta, niente altro. No, verde scuro. Ma guarda, io voglio proprio essere stereotipato al 100%. Rosso. Rosso. Ecco. Oggetto iconico. Alcuni esempi per chi ci sta seguendo. Musashi aveva la katana, anche se non la usava mai. Hayato aveva un coltello con cui tagliuzzava e speruzzava, mm-hmm, perché era un teppista di strada prima di diventare pilota. Ryoma non ce l'aveva, in realtà. Però in Shin Getter gliel'hanno appiccicato a forza mettendogli una sciarpona. Ecco, sto dicendo, c'ha una sciarpa che è talmente rigida, gli dovevano aver messa la lacca. È rigida e si muove volontà propria. Facciamo morire. Io ho il bastone del monaco dei 5 samurai. Ok. Che non so come chiamarlo. Bastone del monaco dei 5 samurai. Tu giri. Cioè, con quello gliel'ho fottuto. Ha proprio scritto sopra bastone dei 5 samurai. E made in China. Io ho una moneta che continuo a tirare. Mm-hmm. Berretto? Il berretto può essere berretto da cecchino. Iconico. Ad esempio, Jigen senza berretto non è in grado di sparare. Esatto. Scegliete un hobby. Se non sapete cosa scegliere, tirate un dado. Sì, infatti. 5. E quindi? 5. Quindi scienza. I motori e... Motori. Motori in pista e via. Ah, questa grande simpatia. Archeologia. Automobili, motociclette, aerei, non fa nessuna differenza. È un cartone animato giapponese. Come hobby, se metto... giardinaggio. No, buddismo. Sì, va bene anche quello. Io archeologia. Quindi tu sei un androide... Un alieno archeologo. No, lui è un androide. Io quella me l'ero pensata... l'avevo scritta, me l'ero proprio pensata come... Un androide di una civiltà passata, mm-hmm, rimasto sulla Terra, che sostanzialmente ha diffuso il buddismo. Il buondismo. Il buondismo. Il bondage. Ho diffuso il bondage, sì, mi piace. Certo. Come no. A chi non piace. Ok, invece tu sei per l'archeologia. Sì. E tu sei per... Motori. I motori, fantastico. Io sono un alieno alla ricerca archeologica di cose sulla Terra e poi della mia civiltà. Che potrebbero essere collegati all'androide. Esatto. Allora, come ogni anime di robottoni che si rispetti, avete una base scientifica. Magari ancora non lo sapete perché non ci siamo ancora arrivati nell'inizio della storia dove inizierà, non lo sapete. Ma c'è la base scientifica. L'istituto di ricerca Saotome sulla G-Getter, l'istituto di ricerca sull'energia fotonica. La fortezza della scienza e cazzi vari. Io voglio quello sull'energia fottonica. Fottonica, doppia T. Mamma mia, però c'è chiodo fisso pure tu. Sei come Bender, come androide. Scusa, che cazzo. Bella immagine. Sì, proprio bella. Sì. Fidabile soprattutto. Quindi? La fortezza tecnologica. Easy peasy. C'è un androide, un alieno, un umano. Direi che non decide l'umano. No, mi stavo pensando a qualcosa di sovranazionale. Sì. Per tre diversi così. Tanto. La base in geostazionaria. Sì. Vai. Come si chiama? La stazione orbitale spaziale. Va bene, segnate. La vostra base scientifica è la stazione orbitale spaziale. Comodo da raggiungere. Beh, è un robot, che cazzo te ne frega. Oh, Daitan andava su Marte. Vabbè, cazzo così. Daitan arrivava non si sa mai da dove, perché arrivava. Sì, è vero.
i super selfie con In inglese com'è che verrebbe fuori questo? No, in inglese non si sa perché sarebbe stato in giapponese, quindi no, appunto Uchi uno Space. Il nome del nostro robot Urca, che il robot è la somma di voi tre. Se non siete in grado di pensare, c'è il generatore, c'è il generatore automatico di nomi. Pensavo alla divinità di Ripple. Io sto buono perché qua rischio. Ti prego, dimmi. No. Tiriamo un dado? Tiriamo un dado. Lasciamo al caso? Facciamo il caso. Allora, suono. Tira. 2, 4, sono, 6. Purtroppo sono 23, perché non sono un numero preciso. Quindi 4 dadi. 4 dadi. Tirateli 3 a testa, tanto sono 3 colonne, quindi... Ah, giusto, è vero. Cioè, 4 dadi a testa. 4 a testa. 17. 16. Che colonna prendiamo? Appunto. Prima, seconda, terza? Basso. Quindi tu terza, sei là? Terza, seconda, prima. Ok. Chi è il primo? La prima colonna chi è? 16, io Gold Mo, ce l'ho io 14. Gold Mokin. Basta, non oso immaginare che cosa sia. Ah, tu eri l'ultima colonna? Sì. Ah, allora è Gold No Buster. Gold No Basta. Gorudo No Basta. Giusto. Una delle mosse ad attivazione vocale di Manto sappiamo tutti che sarà Deceptive Exchange, in qualche modo. Vero. E allora, ognuno di voi deve scegliere anche il tipo del modulo, che può anche essere un robot. Ad esempio, Daltanius era un robot componibile, fatto di due pezzi, uno era un robot e l'altro era un leone. Un leone meccanico, sì. O se no, Voltron, hanno tutti il loro leone. E ognuno è un robot. Ognuno è un robot. Ma la mente è di Tetsuya? No, Tetsuya non no. Era un robot componibile. Aveva un cazzo di disco volante. Pure no. Scarso. No. No, Tetsuya non aveva il disco volante. Era il grande Mazinga. Ah, giusto, è vero, scusami, è giusto. Tetsuya era il grande Mazinga, quindi no, aveva una navicella che si incastrava nella coppa. È un chirurgo cerebrale. Gianni. Nome del modulo. E tipo. Cazzo. Già che ci sei. Il nome del modulo spesso richiama il nome del robot, quindi qua potrebbe essere il Flying Buster o il Gold Flyer. Gold per Flyer? Dire. Il No Fly. O il Gold One, ma che sarà in italiano. No, Gold One no. Allora, io prendo armamentario, quindi carico come un mulo, e lo chiamo Smash Buster, cioè la proprio una roba di un'ignoranza. Ok. Viandante in inglese? Wanderer. Gold Wanderer. Sto pensando una razzata. Sottosuolo, sottosuolo, no fly. Beh, così no. Giustamente è resistente, io ok, no, veloce, scusa, se c'ho il Deceptive Exchange non è che posso, non è effettivamente, no, volante, qualcuno stazione spaziale ci deve riportare. Vabbè, ma quando siamo uniti, ma allora il punto non è che ma se devo scappare mi sgancio e vado alla stazione. Il punto non è che solo il tuo vola, potrebbero no, volare tutti quanti, certo. Però il tuo vola meglio, il tuo vola di più. No, volante. Il e il nome quindi è? Non lo so, il nome ancora non l'ho deciso. Noster? Quello che vuoi, se ti sembra abbastanza tamarro va bene. Boo. Deve sembrare tamarro a te, non a me. Ah, no, nostra. Ok, armi ad attivazione vocale. Le armi ad attivazione vocale potrebbero essere montate direttamente sul modulo o essere utilizzabili solo quando siete parte del robot. Sta a voi sceglierlo, è indifferente. Allora, io vado col generatore di nomi di armi che mi ispira un sacco. Vabbè, una cosa
sicuramente voglio il raggio protonico perché ce l'ho qua da gigrobo d'acciaio soprattutto per fare filotto, mettere tre robot in fila e inzigarli tutti e tre, quindi il raggio protonico di sicuro. Poi se non avete idee, sempre 4 dadi da 6 e vedete che cosa ne cavate fuori. Le armi sono del robot? Le armi sono o del tuo modulo o del robot trasformato quando tu sei la parte principale, oppure semplicemente quando siete robot sei tu che usi quell'arma, perché a seconda del cartone animato che state guardando, giusto, funziona in maniera diversa. È vero. Quindi possiamo avere tutti, in sostanza, 9 armi. Ognuno le sue, 3. Esatto. E poi le combiniamo mano a mano che ci componiamo. Ho capito. Man mano allora, che vi lanciate i componenti. Allora io dicono... due le regalo al caso per fare suspense audiofonica. Ok. Quindi sono 2, 4, 6, sono sempre 23. Ah, ok, perfetto. È lo stesso numero, che è un numero stronzo perché non è niente, è un numero primo. Allora, prima colonna, 6 e 5, 11 e 3, 14 e 5, 16. No, 19, scusami. 16, 17, 18, 19, catena. Ok, catena, e la seconda colonna, 5, 1, 6, 6 e 4, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Supersonica. Ok, catena supersonica è la seconda arma. Catena supersonica! Non so che cazzo farà una catena supersonica, cioè adesso me la devo immaginare. Beh, ma allora tieni conto che il pugno atomico di Mazinga Z non era un pugno atomico. Non, sì, no, certo. Era un pugno, sì, ma non era atomico. Poi abbiamo 6, 6, 12 e 6, 18 e 4, 22. Io vedo una fila di attacco. Uno dopo. Attacco. Anch'io. Attacco. 5, 5, 10, 16. Attacco gamma. Ok. Attacco gamma, bello. Io ho esaurito. Oh, io ci metto un... Super Holy Boken! Che cosa faccia non avrà idea. Ma non lo sa nessuno in realtà, ma neanche che cosa fa l'attacco gamma è effettivamente esatto. Chiaro. Quindi lo scopriremo. Il Deceptive Exchange ce l'abbiamo già. Esatto. Il terzo dammi un attimo che... Può essere anche sempre ovviamente tipo Buster Kick, Buster... qualunque cosa. Sì, Easy... Gold Kick... Se mettessi assieme le cose non per colonne farei uno Shoryuken. Ma va bene. Shoryuken. Cioè, beh, ce n'è uno che parte con Genki, a me parte subito Genki Dama. No, è Geki. Geki è vero, non Genki. Geki da Geki Ganger. Sono tutti pezzi di robottoni che esistono. Sì. Non sono robe che ho buttato a caso sul Astro Heaven. Heaven. No, è giapponese, non capisci un cazzo. Ah, ok. Va bene. Non giustificare un po' troppo la tua ignoranza. Senti, questo è il gioco in cui posso giustificarla. Benissimo. È quello che mi spaventa. Tu le armi? Tornado spaziali, ali neutroniche, missile fotonico. Ok. L'ultima cosa che vi rimane da scrivere è la vostra mossa finale. Di tutti? Sì. Oh. Il robot può fare solo quando il nemico è quasi sconfitto e siete tutti uniti insieme. Esatto. Tipo lo Stoner Sunshine, tipo l'attacco solare, quelle cose così. Dai, diamo energia per i raggi gamma. Col tuo raggio gamma al telescopio Hubble usiamolo il raggio cosmico in inglese per favore deve essere in inglese, cioè, poi lo traduciamo in inglese giapponese da. Il cannone cosmico. In realtà qua vorrei anche aggiungere una postilla che l'attacco solare non è la mossa finale di Daitan 3. Esatto,
Il Daitan calcio, esatto. Scontro anzi. Daitan scontro. Sì. Che suona malissimo. L'attacco solare li blocca soltanto. Li blocca e serve a indebolire la parte che lui sfonda con la pedata, è vero. Perché ricordiamoci, Daitan è tamarro e sostanzialmente è un buttafuori. Ah, ma Arambenja è un personaggio di merda se guardi tutta la serie nel suo complesso. Come, è proprio come, una brutta come, persona. Ah, sì, sì, no, no, certo, sì, 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 sì. È un bel personaggio, ma è una brutta persona. È catalogabile come brutta persona. È innanzitutto un misogino inquietante che tratta di merda. Un po' puttaniere. Sì, sì, certo, ma esattamente. Figlio nazista. Esatto. Blandisce un ragazzino per scopi dubbi e fa fare sostanzialmente tutto il lavoro sporco al suo maggiordomo che è un pensionato. Quindi è un uomo di una bruttezza inenarrabile, però è talmente bello e tamarro con la camicia aperta fino all'ombelico che uno non può dirgli di no. Quindi cosa che... Cavolo, aspetta, se l'idea del robottone finale stava in quella che ci siamo detti originariamente, ormai no, quindi puoi andare libero. Ma Dio, un po' ci potrebbe stare, e potrebbe essere una mossa, qualcosa che fare la bilancia del destino, non so come girartela. Perché no? Quindi Gold No Buster è comunque un robottone dall'aspetto egiziano, per un qualche motivo, su cui c'è un androide buddista. Secondo me è un po' una cagata in pineta, però... sì, Io andrei sul neutro, perché secondo me dalla nostra composizione esce il robot, deve essere tipo un porno divo, quindi... il nome tra l'altro ci sta anche, quindi... Goldone Buster. Esatto, quindi... Goldman e Goldmember, cos'è che era? Aspetta, appunto, quindi... Gold qualcosa. O Buster. Esatto. Potreste fare una bellissima citazione fra il Gun Buster, che è una vero? Sparettata dall'orbita. Non sarebbe... ma Gun Buster e basta è un po' moscia come mossa finale. Ci va. Dipende da come lo dici. Anche Stoner Sunshine fa schifo. Però se dici Stoner Sunshine è tutta un'altra cosa. Vero? Capisci. Intanto è il leader che deve gridarla, che cazzo vuole? No, la mossa finale si urla tutti insieme. Si urla tutti insieme. Per il potere di Grayskull. Che detto così. Era vestito di rosa. Si era pippato l'elio. Così sì. Facciamo una puntata pippando elio. Te lo porto del laboratorio. Ti sto dicendo, occhio a quello che dici. E ce l'ho. Il generatore automatico potrebbe anche generare la mossa finale, ma potrebbe anche generare la catena a catena. Io ve lo dico prima. Certo che catena di Sant'Antonio. Certo che la catena a catena a me piace, devo dirvi la verità. Scusate se tra le possibilità del generatore di io ambice. Io provo a vedere cosa esce col generatore automatico. Scusate. Non resisto. Claudio, se vuoi annunciarlo al pubblico, ho fatto 4-1. È un raggio? Quindi un raggio. Purtroppo tirando 4 dadi i primi si saltano. Cioè dovresti forse ripartire. Se non tiro io. Se hai 4, 10, 14. Raggio? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fotonico. Il raggio fotonico. Pensavo un raggio a catena. Sarebbe stato bello. Gun Buster Beam. O il Buster Beam. Buster Beam. Il Buster Beam. Lancia il BB. Pensavo più al Buster Beam. Con la BB Gun. Il robottone ha una BB Gun che è come un fucile a pallini, però è il puntatore per sparare il Buster Beam dall'orbita. Bello! Si vede che ne ho visti, Sì, non so per quale strano motivo, ma viene in mente di più Trigun, sta cosa di un fucilone dallo spazio. No, a me viene in mente un'altra roba che... Warhammer 40.000. Mi scomi... Che vuol dire il fucilone di Trigun? Trigun in realtà è... Ah no! A me viene in mente... come si chiama? Battaglia per Los Angeles, il film. Che avevano che puntavano e arrivava l'attacco aereo e sgragnolava gli alieni. Esatto.
Lascia perdere la qualità del film in linea generale, che poi come film di guerra non era neanche malissimo. Allora, possiamo iniziare? Sì. E dato che mi pare che tutti voi siate già consci di essere sulla base scientifica, iniziamo con la prima vera fase di gioco per ogni sessione, che non sia la prima, cioè una giornata nella base scientifica. Oh. La base scientifica è ovviamente guidata da uno scienziato giapponese, chiaramente. Sicuramente mutilato. C'è una parte. Non necessariamente, che si chiama Daisuke. Ecco, qualcosa. Questo è un metallone. Dango. Scusate. Il dottor Dango. Dango. Il dottor Dango? Sì, il dottor Dango. Ci piace. Dango? Sì, Dango. Quante altre volte ti devo dire? Sono due sillabe. Dango. 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 Chiamano anche DD. Esatto. Lui ha la DD Gun, che però è la sua pistola che si porta presso sempre. Il dottor Dango ha reclutato alcuni di voi per necessità, in particolare non sappiamo ancora come ti chiami. Ah, giusto, è vero. Kenji. No, Horus. Horus. Visto che dovevamo farci tutti alieni, tutti divinità alieni. In particolare Horus è stato trovato dal professor Dango disperso nella sua navetta, da solo, orfano probabilmente. La tua navetta era alla deriva nello spazio dopo che l'impero Daiken ha cercato di distruggere ciò che rimaneva del tuo pianeta, e tu sei uno dei pochi che sono riusciti a scappare, ma hai anche visto che quasi tutte le altre navi che stavano seguendo la tua sono state distrutte o catturate. E l'impero Daiken ha cercato di estinguere la tua razza per ottenere il dominio e la conoscenza scientifica che avevano deciso i tuoi connazionali di mantenere segreta, perché è in grado di distruggere interi pianeti. L'impero Daiken ha quindi cercato di capire quale fosse questa incredibile potenza che avete sempre minacciato di usare contro di loro, per usarla contro il resto dell'universo. Non ci sono riusciti con la diplomazia, hanno iniziato con piccoli attacchi terroristici e poi attacchi su larga scala, e voi siete stati costretti ad abbandonare il vostro pianeta, che si chiama? Usa un numero con lettere. Il pianeta R2. Irin Sesto. Irin Sesto. Sì. Irin Sesto. Sesto. Dango? La tua navetta è partita cercando il più vicino segnale di SOS, di aggancio dell'SOS che è riuscita a trovare, che indicava qualche cosa sul pianeta Terra. Molto lontano da Irin Sesto, hai dovuto rimanere in ibernazione per parecchio tempo, fino a che appunto il professor Dango non ti ha trovato. E la tua navetta segnalava che eri arrivato a destinazione. Ok. Ti sei domandato per parecchio tempo se questa terra fosse stata in passato una colonia di Irin Sesto, se la tua navetta fosse semplicemente impazzita o avesse avuto un problema, un guasto tecnico che l'ha portata fuori rotta, o se effettivamente ci fosse qualcosa sul pianeta Terra che ti aveva attirato con uno scopo, fino a che non hai incontrato Mandala Jin. O Jin Mandala, come vuoi. Dipende se era giapponese o all'italiano. Uno strano androide che faceva parte dell'entourage del professor Dango,
e che l'aveva aiutato a sviluppare alcune tecnologie che, per quello che hai potuto vedere della Terra quando sei arrivato, erano decenni più avanti rispetto all'evoluzione tecnologica che i terrestri potevano permettersi. Ok. Tra le varie cose, Mandala Jin è riuscito ad aiutare il professor Dango a costruire la stazione orbitale spaziale. Ok. Su questa stazione orbitale hai potuto notare che parte della tecnologia che compone la stazione spaziale combacia perfettamente con quella della tua navetta, per cui la tua navetta è stata in grado di essere riparata e ricaricata di carburante, ed è il tuo mezzo con cui ti sposti avanti e indietro dalla stazione alla Terra. In più, il figlio del professor Dango, allora aspetta, cambio il cognome. Giustamente. Takemoto vive Takemoto. No, scusa. Vive come spesso sulla stazione orbitale spaziale, soprattutto per aiutare suo padre nella messa a punto dei motori delle navicelle che sta costruendo per cercare di esplorare lo spazio. Ok. È una giornata come molte altre, è difficile capire se sia mattina o sera, perché essendo una stazione spaziale il tempo ha una rilevanza relativa. Ma grazie alla tecnologia iriniana di Mandala Jin, almeno la gravità simula quella terrestre ed è esattamente come stare sul pianeta Terra o su Irin Sesto, tu che ti ricordi ancora come il professor Dango che tipo è? Il professor Dango è un tipo abbastanza riservato, perché passa molto tempo chiuso nel suo laboratorio a cercare di sviluppare nuove tecnologie. Ok. È spesso perso tra le nuvole perché ha miliardi di idee una dopo l'altra, che continua ad appuntare su qualunque cosa. Infatti alcune delle pareti della stazione orbitale sono scritte e nessuno osa toccarle per paura che il professor Dango lo butti fuori da uno blow. Lo eglietti fuori dalla stazione orbitale. Però è anche una persona di buon cuore. Pur essendo molto riservato, non rifiuta mai di dare una mano se possibile. Tant'è vero che ti ha preso senza chiedere niente a nessuno, non ti ha mai attaccato a una sedia con degli elettrodi per cercare di studiare la tua anatomia o estrapolare delle informazioni che tu non volevi fornire. Okay. Sul tuo pianeta d'origine ti ha semplicemente chiesto, nel caso ci fossero delle minacce di cui eri a conoscenza, di liberargliele per tempo in modo da poter preparare la Terra all'arrivo di questi nemici. Tu quindi che cosa gli hai raccontato dell'impero Daikan? Gli ho raccontato di come sostanzialmente siano una civiltà sempre in movimento, non stanziale, che tende sostanzialmente ad assorbire l'energia dei pianeti e a convogliarla in elementi utili per la loro sopravvivenza, non facendosi nessuno scrupolo ad abbattere tutte le altre civiltà incontrate. Decepticon. È molto difficile, no, è molto difficile. Quella che loro hanno chiamato diplomazia, sostanzialmente ai tempi della conquista e della distruzione di Rinsesto, in realtà era minaccia. Cioè, o vi arrendete, vi adeguate, o vi distruggeremo. Resistere è inutile. Esatto, il famoso resistere è inutile. Per cui io ovviamente medito rivalsa ogni minuto e ogni piede sospinto, anche perché non ho la più pallida idea se c'è un altro esemplare della mia specie vivo o se sono l'ultimo. Contemporaneamente invito il professor Dango sostanzialmente a concepire un sistema di difesa che consenta di colpire per primi, piuttosto che aspettare che loro ci intortino con non resistete, ma saremo clementi, perché tanto non saranno clementi. Ok. E in questa giornata, molto simile a tutte le precedenti giornate in cui Takemoto sta sistemando qualche cosa nell'officina della stazione spaziale, Mandala Jin sta... Cosa sta facendo Mandala Jin? Io? Sto facendo un mandala. Ok.
Tu ti svegli, c'è una piccola luce lampeggiante sullo schermo del loro telefono della tua stanza, che lampeggia, significando che c'è un messaggio per te. Schiaccio. Appare il faccione del professor Dango su uno schermo gigante, a 64 pollici che prende tutta la parete. Mi dica, professore. È un messaggio. Ah, scusa. Il messaggio ti ha detto è un messaggio, mi ha corretto mentre io non correggo. Già lo so che stai pensando che sia una chiamata, è un messaggio. Ok, ho bisogno di un tuo parere su qualche cosa, ho delle rilevazioni strane, vieni appena puoi. Ok, io mi catapulto immediatamente giù dal letto, da quello che stavo facendo, atletico nella mia tutina rossa e bianca con stivali e colletto svolazzante, eccolo. Corro verso, naturalmente io essendo Horus ho delle sembianze semi egizie, anche se non c'entro un tubo con gli egizi, ho un fantastico caschetto nero tagliato dritto, perfettamente pulito, che non cresce mai, e della matita nera, chiaramente ho un eyeliner che mi che non se ne va mai, esatto, anche quello sempre. Che io mi lavo la faccia 200.000 volte, ma deve essere un tatuaggio rituale a quanto pare. O far parte della pelle degli iriniani. Esatto, potrebbe essere anche parte della mia pelle. Di natura hanno delle occhiaie. No, di natura hanno l'eyeliner. Appunto. Come le zebre hanno le macchie e le strisce. Che culo. Raggiungi il laboratorio del professor Dango e davanti a te trovi in realtà Sayaka Keiki, che è l'assistente del professor Dango, una giovane ragazza di 21 anni, appena giunta sulla stazione spaziale per cercare di aiutare l'umanità a superare la crisi energetica che affligge l'umanità e che quindi sicuramente porterà delle guerre. È una ragazza piena di speranze, molto sensibile e molto sottomessa, come tutte le ragazze dei cartellini magici giapponesi degli anni 70. Sei sicuro che fosse venuta sulla stazione per aiutare l'umanità e non per i crediti formativi? No. Sì, perché non c'erano ancora i crediti formativi. Esatto, negli anni 70 dal professore Daisuke non si può. Ayaka. Ah, oh, Horus. Il professore mi ha chiamato. Mi ha convocato per una cosa urgente. Ha bisogno di consultarsi con me. Sai dove posso trovarlo? Ah sì, mi ha detto di lasciarti questo. Ti allunga una specie di tavoletta olografica. Non ci sono i cellulari, ma ci sono le tavolette olografiche. Ok, schiaccio un bottone sulla tavoletta olografica. E quello che ti appare davanti è il sistema solare. Ok. E alla periferia del sistema solare sembra essere apparsa quella che potrebbe essere una specie di cintura di asteroidi. In realtà non è una cintura, perché è più una chiazza di asteroidi, che però fino a qualche giorno prima non c'era. Gli asteroidi si stanno muovendo, da quello che vedi sul grafico, abbastanza lentamente. Okay, ricordo, però si stanno muovendo. Ricordo qualcosa del mio passato? Cioè posso collegare questa cosa a... Cioè questi asteroidi sono come si presenta di solito la flotta dell'Impero Daiken? Allora, quando ci sono delle cose che non hanno un nemico diretto da affrontare, tu tiri comunque tutti i dadi che riesci a mettere insieme, per cui adesso il fatto che tu sia il leader magari non conta molto, però il fatto che tu sia come hobby un archeologo e che tu sia un alieno sono sicuramente due dadi che puoi tirare. Okay. In più tu ne tiri sempre uno perché sei un personaggio, quindi in tutto tiri tre dadi. La difficoltà, tra virgolette, che tiro io in questo caso è fissa ed è di due dadi da sei. Ok. Io ho fatto tre, ma tu hai fatto quattro. È la sfida fra i minimi. Guarda qua, che schifo. In caso di parità vince sempre il personaggio. Ok. A meno che non sia nello scontro iniziale, non finale. Nello scontro iniziale vincono sempre i mostri. Sì, giusto, perché nello prendono il vantaggio, finale, giusto. Cioè, scontro finale, in escalation con robot, sì. Sì, dall'aspetto e dalla massa di questa chiazza di asteroidi potrebbe anche essere l'esercito dell'Impero Daiken che avanza, almeno una parte dell'esercito dell'Impero Daiken. Ok, momento di silenzio,
blocco musicale, cioè proprio altissimo, il mio occhio con la pupilla che si dilata improvvisamente, la liner che si espande, esatto, e poi naturalmente freeze, delle linee cinetiche, freeze sul mio occhio perché ho riconosciuto qualcosa. E ovviamente direi la frase tipica in questo caso dei cartoni giapponesi, che è: ma questo è... Esatto. La frase tipica dei cartoni giapponesi in questo caso è: nani? Nanda kore wa? Anche, sì, giusto. Horus, tutto bene? Ti vedo pallido. Sì, non va bene per niente. Potrebbe essere l'inizio dell'offensiva dell'impero Daiken. Bisogna immediatamente avvisare il professore. Lei fa cadere la tazza che aveva in mano. Esatto, nelle basi di solito dei robot giapponesi ha un set infinito di mag. Perché essendo se ne fa fuori una d'attacco. Essendo giapponesi bevono molto tè, quindi ci sono sempre delle tazze che si offrono. Esattamente. Abbiamo fatto l'ologramma in stazione. Dobbiamo parlare immediatamente con il professore. Potrebbe essere il momento di testare il sistema di difesa. Sì, mi ha detto che sarebbe andato nell'officina. Oh, maledizione, lo devo raggiungere. E infatti il professor Dango è lì che ti sta frantumando le palle, Takemoto. Mentre sono sotto un macchinario, amore di papà. E continua a dirti: devi essere più veloce, non sei abbastanza rapido a costruire questi macchinari, non abbiamo tutto il tempo che pensi che abbiamo. Ci vuole dobbiamo fare alla svelta. Ci vuole il tempo per farli bene, papà. No, ci vuole disciplina, sei indisciplinato, dovresti essere più preciso in quello che fai. Ecco, bravo, passami la chiave idrodinamica, va. Ti passa la chiave. Non quindi, questa, quella dal 18. Fidati, è questa quella che ti serve. Sì, certo, va bene. Bullone, per favore, questa è quella giusta, restringiti. E il bullone in effetti si stringe perché era la chiave giusta che ti ha passato. Ti ha cambiato il dado mentre non guardavi. Se le mie supposizioni sono vere, credo che presto dovremo rivelare il progetto Buster. Prendo il carrello con cui ero sotto il motore, stavo riparando. Cosa? Qualche cosa di cui non ti ho ancora parlato, ma che potrebbe essere l'ultimo baluardo dell'umanità. Ma di che stai parlando? Il progetto Buster è ciò che ho segretamente lavorato su questa base per anni, insieme a Mandala Jin. Ah, potremmo vederlo? Temo che dovrete vederlo. Raggiungimi tra pochi minuti nell'officina B. E si allontana. Ma non ci posso accedere all'officina B, l'hai interdetta. Si ferma lungo il corridoio, si gira senza guardarti, gira solo la testa tenendoti le spalle. Potrai accedere se sarà il momento. E riparte nel corridoio. In quel momento arriva Horus nell'officina. L'officina A. Takemoto! Oh, dov'è tuo padre? Se n'è appena andato a parlare di un certo progetto. Ho bisogno di parlare urgentemente con lui. Potrebbero esserci dei problemi per il pianeta. Di che genere? C'è una massa di asteroidi che sta entrata nel sistema solare, ma secondo me non è una massa di asteroidi. Si camuffa da massa di asteroidi, ma in realtà c'è un pericolo più forte che incombe. E io lo conosco molto bene. L'ho già vissuto. Di che diavolo stai parlando? Sto parlando della fine della mia civiltà. Cosa? Dov'è tuo padre? È appena andato da quella parte. Ti spiegherò tutto al momento. Tanto indiremo sicuramente una riunione. Ci dobbiamo attivare. E se vedi Mandala Jin, chiamalo. Se vedi Mandala Jin, chiamalo. Io torno a riparare. E io vado verso l'officina B. Tu vai verso l'officina B. E l'officina B è chiusa da un gigantesco... È la parte più grande della stazione orbitale spaziale. Mm-hmm. C'è un gigantesco portone che sarà alto almeno 30 metri. È grosso abbastanza da tenere dentro uno shuttle. Mm-hmm. Soprattutto visto da fuori, sai che è molto più lungo di quanto sia alto. Okay. Quindi c'è un sacco di spazio all'interno. Non è come la cabina del Dottor Who. No, giusto? Non è come la cabina del Dottor Who. Anzi, qua è tutto ciclopico e gigantesco. È enorme. E davanti alla porta dell'officina B, vedi, si sta chiudendo la porta da cui può accedere il personale e la sirena arancione che si illumina sopra sta girando. E davanti alla porta c'è Mandala Jin. Mm.
che ti sta aspettando. Mandalagin, buongiorno. Buongiorno. Sto cercando il professore. Il professore è dove deve essere? Ah, grazie. Questo è molto rinfrancante. Così come lo sei tu, lo sono io, lo è Takemoto. Ogni granello è posizionato per essere poi spinto e divenire la valanga. Va tutto bene. È ordinato e pronto. Va bene, me ne faccio una ragione. Entriamo? Sì, se il professore è lì. Questo è l'inizio di un... ce la posso fare a tornare normale, che mi era entrata in testa sta cosa che dovevo parlare così. È l'inizio di un radioso futuro. Speriamo. Beh, Jin si gira, fa per aprire la porta e riceve un bel... e sullo schermo appare pilota mancante. Come dicevo, ogni granello deve essere al suo posto. Ne manca uno. L'hai detto tu, eh? L'hai detto tu. Ah! Tu non avessi detto niente, potevate entrare. Ma l'hai appena detto. C'è l'intercom. Sì, c'è l'intercom. E quando schiacci il pulsante per chiamare, senti la base spaziale tremare, come se qualcosa l'avesse colpita. E... Speriamo che il piccolo Takenoko sia veloce di gambe. Takenoko! Senti la voce. Ma io ero solamente pulito nell'officina con un panno e stavo raggiungendo un corridoio. E senti un... Sì, che vuoi? Corri! Che cavolo è tutto sto tremore? Ma penso che adesso lo scopriremo, ma io penso di sapere che cos'è. Sentite un altro colpo che fa vibrare e tremare la base spaziale, e in lontananza dall'inizio dell'officina vedete l'esplosione che riempie il corridoio, e alcune delle persone che si trovavano più vicine alla porta dell'officina vengono risucchiate fuori dalla porta dell'officina, che si chiude con una paratia di metallo di sicurezza. Avete visto morire tre dei vostri amici che vivono merda sulla stazione spaziale, ma che essendo delle comparse sono disegnati tutti uguali e l'animazione era la stessa. A ciclo continuo. Adesso, per le prossime 40 esplosioni avremo sempre gli stessi tre che vengono risucchiati. Non vorrei mettervi pressione, ma vi girereste tutti verso la porta, per favore? Quando vi girate tutti verso la porta... Piloti riconosciuti. E si inizia ad aprire il portellone, quello gigantesco, alto 30 metri. Dall'altra parte è completamente buio, a parte una luce dorata che vedete in fondo, ma nel fumo e nella nebbia che ci sono all'interno del condensa che si sta formando per la differenza di pressione. C'è differenza di pressione anche se non dovrebbe esserci, perché è un cartone. C'è condensa anche. È un'enorme lattina di Coca-Cola. Esatto. E quando il portone si apre del tutto, si accendono delle luci tipo da stadio all'interno dell'officina B. A intervalli. Chiaro. E il professor Dango è su un braccio meccanico con una cosa tipo quelle dei vigili del fuoco, un cestello per portare le persone. Ok. Davanti a un gigantesco robot alto almeno 30-40 metri. Che occupa tutta la stanza e a braccia incrociate vi fa: finalmente siete arrivati. Purtroppo non ho avuto tempo per spiegarvi meglio che cosa fosse, ma questo è il progetto Buster. E si gira, in quel momento si accende l'ultima luce che illumina il volto del robottone. Didascalia. Didascalia, chiaramente, in giapponese incomprensibile. Ok. Potrebbe esserci scritto qualunque cosa. Sì, anche chi legge stronze. Esatto. Più o meno. E tu, Horus, lo riconosci perché ha esattamente l'aspetto di una delle divinità protettrici di Irinsesto, Api, il dio cornuto. Ci è parso doveroso. Avevi detto pilota, chi è sta roba? Come questo è fantastico. Questo sì che può difendere il pianeta.
Non ho tempo per spiegarvi nei dettagli. Iniziate a salire. Non abbiamo tempo per entrare nelle minuzie di come si pilota questo robot. I comandi saranno facili da imparare. Sono sicuro che tutti voi sarete in grado di portare la pelle a casa. Dobbiamo partire immediatamente e andare a distruggere l'impero Daiken. E in quel momento, prima che voi riusciate a salire sul Gold Nobuster, la paratia in fondo esplode e vedete entrare all'interno dell'officina una decina di soldati. Tu li riconosci perché sono i soldati dell'impero Daiken. Sono una decina di esseri umani, pare, armati con delle strane pistole, chiaramente a qualche tipo di energia, non hanno proiettili, e indossano tutti una specie di divisa che a te, che sei umano, ricorda un pochino alcuni disegni che hai visto degli antichi babilonesi. Forse lo ricorda più lui. Sei comunque il figlio di un grande scienziato. Okay. Noi siamo armati come individui nella... Hai scelto un oggetto iconico che è un'arma? No. No. Io faccio un passo davanti a loro, a loro due. Cominciate a salire, vi raggiungerò prima possibile. E non me lo faccio dire due volte. E iniziate a tirare l'iniziativa. Evviva, linee cinetiche. Yuhu. Due dadi da 6 di linee cinetiche. 10. 12. Lì ci sono dei bei token, prendetevene tanti quanti sono quelli che dovete. 2. Ribbio. E Manto non si smentisce. Peccato non ci sia Roberto, perché avrebbe fatto 1 con 2 dadi da 6. Ecco, vera, vi raggiungerò il prima possibile. Il prima possibile, non velocemente. Sì, infatti. Sì, sì. Che merda di dadi. Io questi li tengo. Tirato 2-6. Allora, il primo ad agire è sicuramente Takemoto, perché ha 12 10. Linee cinetiche. Prego. Io andrei... 4-6. Per cercare l'ingresso del robot. Che so, la sega dov'è. Mi dirigo verso una delle gambe, supponendo sia lì. Ok. Ma almeno è anche come riparo. Allora. Domanda, c'è un ponteggio sopra che sale fino alla cima, tipo shuttle che sali? Allora no, ponteggio. Ok, c'è il ponteggio e c'è il braccio meccanico del professor Dango che si sta spostando per evitare i proiettili. Esatto, per far togliere dal pericolo il professor Dango. E allora, come funzionano le linee cinetiche? Tocca a te, quindi inizia a spendere una linea cinetica perché stai facendo cose. Dopodiché corri verso il ponteggio, inizia a salire il ponteggio e in quel momento appare in fondo tra le ultime fila di questo manipolo di soldati che è entrato, appare quello che potrebbe essere probabilmente il loro comandante. È un essere che ha la metà inferiore di un qualche animale, sembra un cane, e la parte superiore di un essere umano. Un cane di notevoli dimensioni. Un bel martino napoletano. E la parte superiore di un essere umano ha in mano una lancia, la punta verso Takemoto e urla ai suoi uomini: non lasciategli prendere quel robot! Uccidetelo! E in quel momento ti sparano. Quindi, se vuoi correre verso l'ingresso del robot, facciamo un tiro. Certo, voglio correre verso l'ingresso del robot. Per fare un tiro, allora, tu in questo momento non siamo nella fase dello scontro finale, quindi tiri un punto, un dado perché sei sono io. Tu. E poi un dado per ogni cosa che riesci ad aggiungere di quelle che hanno senso. Riflessi delle gare. Ok, perfetto. Il tuo oggetto iconico? No, perché il cappellino direi di no. Non stai difendendo qualcun altro? Me stesso vale. Qualcun altro, non qualcuno, qualcun altro. Il quindi mio berretto. No. E sei all'interno della base scientifica però. Sì. Quindi prendi un altro dado, perché all'interno della base tutti sono sempre più forti. Giusto. Vai, tu tiri quello, io invece... Il pool dei nemici funziona più o meno allo stesso modo. Loro stanno compiendo un'azione, sono almeno in 3, usano l'oggetto iconico...
e c'è il comandante nella scena. Ok. Attaccano un eroe in particolare anche. Ok. Quindi tu hai fatto 15. Io ho fatto 11, 15, 16. Che culo. Comandante di merda. Il fuoco dei soldati dell'impero Daiken ti sbarra la strada all'inizio e soprattutto tu eri già a metà di un ponteggio. Vedi che il ponteggio è un po' inclinato e si sta rompendo. Mm. Quindi adesso devi sacrificare una delle cose che hai usato adesso. Io potevo usare prima del tiro una linea cinetica? La puoi usare ancora anche adesso. Si può usare anche dopo. Allora la uso. Una linea cinetica ti dà un bonus di più 3. No. Ne ho bizzeffe, usiamola visto mi batti di uno. Quindi faccio un bel salto dal ponteggio che si sta inclinando, il ponteggio cade e io riesco a saltare sul pezzo successivo. Quindi a te rimangono 10 linee cinetiche. Sì. Cioè, quante ne hai tu? Yes. Quindi decidete voi tra voi due chi va per primo. Horus. All'interno della base scientifica, in caso di pareggio tra eroi e avversari, vincono gli eroi. No. Fuori dalla base scientifica vincono gli avversari. Ok, mi sembra giusto. Allora. Beh, io direi che devo anch'io sgattaiolare dentro il robot a questo punto. Quindi mi dirigo anch'io verso... Allora, spendo la mia linea per... Mm-hmm. Per agire. Per agire. E corro verso il robot, però cercando di farmi scudo con tutte le cose che ci sono dentro l'officina. Quindi... Ok. Allora... Per fortuna che lasci sempre la roba in giro. Allora, sono io, compio un'azione. Mm-hmm. Seguo il mio archetipo. Il carismatico impulsivo. Quindi 3 dadi. Okay, l'avevo già messi 3. Ah, scusami. Sfrutto la mia razza, non lo so. Nel senso che non aiuto nessuno, difendo qualcun altro, anche no. Ma sei all'interno, sono all'interno della base scientifica. Tu vedi, mentre stai correndo qua e là nell'officina B per raggiungere il Gold Buster, vengo sparato male. No, vedi la lancia del loro comandante volare verso di te. Urca. E sono 11, 14, 17. Ti saluto. La prendo. E si pianta davanti a te in modo da... inchiodarti la tua tutina bellissima, molto rossa aderente, e rossa e bianca, ma che ha quel bel collettone che hai detto prima, che aveva un bel colletto, la lancia si pianta in una cassa metallica, tenendoti per il colletto della tutina. Quindi okay. Devi sacrificare adesso qualche cosa. Palle. Di quelli che hai usato. Di quelli che ho usato. E che non potrai più usare fino alla fine di questo combattimento. Sacrifico. Io ne ho usati 2. Beh, hai usato anche se all'interno della base scientifica e sfrutti l'archetipo. Occhio croce, non durerà tanto la base scientifica. Sacrifico la base scientifica. La base scientifica viene spesso malmenata, ma resiste fino a che non decide di schiantarsi contro la base nemica. Sempre. Giustamente. Sono... Sacrifico la... Sei all'interno della base scientifica. Sta di nuovo a te, perché ne hai sempre... Ce la faccio a raggiungere... Raggiungi il Golden Buster, raggiungi il petto del robot. Quindi raggiungo il Megano Kaiser. Esatto. Raggiungi quello che diventerà il tuo modulo. E accendo tutto, tutti i pulsantoni, e vedo se trovo le armi. Ok, allora, in questo preciso momento, quando entri all'interno del robottone, senti di nuovo quella voce che prima ha detto piloti riconosciuti. Dire pilota riconosciuto, pilota singolo, scomponimento nei moduli. E voi vedete che la parte superiore e la parte inferiore
del Golden Buster si separano. Io ho detto, che cazzo! E tu senti una spinta antigravitazionale che ti sta tenendo fluttuante a metà. Mm-hmm. Sei all'interno del tuo modulo. Okay. E come un titolo io cerco le armi. Allora, schigi un po' di pulsanti a casaccio, tiri qualche leva. E si sente il missile fotonico selezionato. Esatto. Raggio della morte impostato. Beh, meglio di un tornado spaziale dentro la fase. Sì. Ah. Ti rendi conto che le manopole hanno due pulsantini per sparare, genericamente, delle cose. Però la mira è col berretto. La mira è col berretto, chiaramente sì. E faccio per aiutare lui che è sotto il fuoco di copertura e sparo verso il gruppo di nemici. Perfetto. Loro sono loro, non usano oggetti iconici, non stanno facendo quindi cazzo. Va via, compiono, va via un token. Va via un token, sì. Sì, va via un token. Cinetica, sì. Giusto? Sono almeno in tre e c'è il comandante. E non stanno attaccando nero in particolare. Quindi compio un'azione. Seguo il mio archetipo perché la mia idea era vado dentro e gli spacco il culo. Ma il tuo archetipo è quello comico e testardo. Ah, ok. Quindi deve essere qualcosa molto più evidente. Bene. Se fosse la terza volta che non ce la fai e vai avanti lo stesso, allora sì, okay. Lo puoi usare. Se fosse che qualcun altro è rimasto ferito e gli dici dai, andrà tutto bene, allora magari ci può stare perché fai la parte comica. Ok, berretto, compi un'azione, difendi qualcun altro, sei dentro la base e usi il tuo oggetto iconico che era questo. Perfetto. Quindi sono 4? Sì, io ne ho tirati 3, ho fatto 6. Stavolta 15. Hai vinto tu. Inizi a sparare, a fare un fuoco di copertura. E vedi che falci praticamente i primi soldati che c'erano davanti, che infatti sacrificano il sono almeno in tre. non sono più in tre. Sono ancora in più di tre, però si stanno dividendo, sono cercando spazi. Di trovare copertura. E hanno smesso in questo momento di spararvi. Anche se il comandante da dietro... Codardi! Tornate ai vostri posti! Non vi ho detto che potete tornare indietro! E... tu hai speso uno, quindi adesso te ne rimangono 9. A te ne rimangono 9. Sì. Scegliete ancora voi due, che cosa volete fare? Vuoi fare tu, visto che sei già sopra. Ok. Visto che si era selezionato il missile fotonico... Ah sì? Brutto bastardo? Te lo do io! Missile fotonico! Ok, hai un dado perché stai urlando la mossa d'attivazione vocale. Sì. Yeah. Il stai prendendo la mira con il berretto, certo. E sei all'interno della base scientifica. Sempre o stai 4. Difendendo la base scientifica in ogni caso. Sempre 4. Faccio sempre per difendere lui, in teoria. Quindi 5. Sì. 19. 8. Il missile fotonico funziona. Spendi la linea, sì. Cinetica. Spari il missile fotonico che parte e distrugge praticamente l'officina A. Dove aveva appena riparato il tuo motorino. No. Ho un robot volante che me ne frega. Vedi che il comandante riesce ad attaccarsi con gli artigli alla parete di metallo. Vedi che con una mano ha perforato il metallo della parete. Usti. Della nave, della base. Mentre i suoi soldati vengono praticamente tutti risucchiati all'esterno. Il problema però è che anche il resto della base viene risucchiato verso l'esterno, una conseguenza a cui non avevi fatto... Papà, ma dimmelo che è così forte! E compare il suo faccione sullo schermo, in sovraimpressione sul resto. Ti ho detto che non avevo tempo di spiegarti i dettagli, che cosa lanci? Missile fotonico cosa sarà? E scompare. Vedi che c'era un sacco di vento dove era lui ed era aggrappato qualcosa. Ed è riuscito a urlarmi nonostante non ci fosse un uomo determinato. Molto determinato. E il comandante, facendosi
largo e facendosi forza con gli artigli sulla parete di metallo, sta venendo verso di te, che tocca a te. Ok, allora io spendo la mia linea cinetica, io cerco di schiodarmi dalla... sono lì... cerco di schiodare la lancia dalla cassa metallica. Ok, quindi compio un'azione, due, io sono uno e... sei l'interno della mano. Non so se la mia razza segue il mio archetico. No, direi di no. Due ne tiro, perché sostanzialmente non ho niente. Lui sta compiendo un'azione, non sta usando oggetti e c'è il comandante e non sono all'esterno della base, quindi ne tira due anche lui. 6. 7. Spendo una linea cinetica e faccio 9. Ok. Oh! Riesci a staccarti la lancia appena prima che lui riuscisse ad arrivare con l'artiglio e vedi che buca la cassa di metallo di fianco alla tua faccia. Però adesso tu sei in vantaggio perché hai la sua lancia. Mm-hmm. E ti rimangono 7. Sì. Linee cinetiche, mentre a te ne rimangono 8. Sì. Quindi sta. Il robot, trovo qualcosa che lo possa far montare in un'unità singola? O è come lo Shingetter che vola e basta? Vola e basta. Vola e basta. Come la pemaglia. E visto che ha aperto un buco, do un'occhiatina fuori prendendo il volo. Vedi che fuori, intanto spendi la linea cinetica, fuori ci sono qualche decina di nave che sta attaccando la base. La base ha tirato fuori inaspettatamente e da posti che non ti aspettavi dei cannoni e sta sparando alle navi che la stanno attaccando. Non c'è nessuna nave ammiraglia. Sembra, sono tutte piccole navi da uno o due piloti. Faccio una cablata e mi direziono per colpire un gruppo. Però dopo 7-7-7. Ah, 7-7-7, pensavo fosse 8. E allora vado per sparare verso un gruppo, magari quello più che sta attaccando la parte più indifesa della base scientifica. Ok, loro sono all'esterno della base. Non c'è un comandante, ma sono in almeno 3 e stanno compiendo un'azione. Ok, io compio un'azione, prendo la mira col mio berretto e faccio per difendere quelle persone. 8. Io ho fatto 9. E sai che brutta una linea cinetica? Riesce a distruggere parte delle navette che stavano volando e ti rendi conto che questa nave che stai guidando è veramente molto maneggevole e molto veloce. Pur non essendo mai salito prima sulla nave, è intuitivo per te capire come funziona. E non hai nessun problema a sgattaiolare tra le navi che stanno attaccando la base. Ok, allora, spendo la mia linea, io lancio in alto la moneta per cercare di distrarre il comandante e dopodiché vado a colpire immediatamente con la lancia mentre lui è distratto. Quindi io compio un'azione, uso il mio oggetto iconico e uso il mio archetico per l'impulso di attaccarlo immediatamente. Tu invece ne tira solo 2. Oh, 5, 4, 9, 10, 14. Lo colpisci. Vedi che quando sente la ferita al fianco si tocca con la mano sul fianco, tenendosi a una paratia per evitare di essere risucchiato fuori. La guarda e fa: stupido Irignano, questo è solo parte del sangue che verseremo, ma voi verserete tutto il vostro sangue e morirete tutti fino all'ultimo! E in quel momento, dato che anche lui ne ha 7, ti salta addosso, sfruttando il suo essere mezzo cane, mezzo uomo, il miglior amico di se stesso. Rutolomeo? Rutolomeo. No!
E ti salta al collo, mm-hmm, mordendoti, mentre si tiene con una mano, e le zampe del cane vedi che stanno infilando gli artigli nel metallo in modo da dargli abbastanza presa. Stabilito. Da poter usare tutte e due le mani per colpirti. Se vuoi difenderti... Ok, compio un'azione, sono io. Non sto difendendo qualcun altro perché sto difendendo me. C'ho poco da fare, nel senso, devo tirare due. 17. La vedo difficilissima. Ecco, le prendo male. Ti salta al collo, mm-hmm, e inizia a strapparti un pezzo di carne. E vedi che lo ingoia con molta gioia e soddisfazione. Era molto che non mangiavo la vostra carne, Ireniano. Un morso solo non basta. Il tuo corpo verrà fatto a brandelli da me. Ricordati del mio nome. Anunnaki è l'uomo che ti distruggerà. Annunato? Anunnaki. Anunnaki. È un alieno, quindi Anunnaki. Salutiamo tutti gli... gli scia chimichisti. Esatto. Okay. È leggermente complottista. A me rimangono 6 in indice. 3 3 anch'io 6. E anche tu 6. Sì. No, 5. Io sono immobile col bastone e nessuno mi sta facendo niente. Che bello. La parte bella di Matto era: io vi raggiungerò e per forza ci servo motori piantati. Che bello. Io raggiungerò, io non mentre fuori a volare. Non ho detto che avrei fatto qualcosa. Siete voi che avete frainteso. È come quando devi spegnere Windows 10 che cazzo di aggiornamenti che stai a guardare. Avendo noi già avuto contatto con spegnere il computer, cazzo, con l'impero, mm-hmm, sappiamo qualcosa circa punti deboli, cose che abbiamo scoperto all'epoca della prima invasione? Dimmelo tu, usa la tua razza come dado da usare, perché se sai qualche cosa il tuo dado, okay, saprà. Quindi sfrutto la mia razza, sono io, due dadi, seguo il mio archetipo e basta. Anzi, scusa, sfrutto il mio hobby, cioè l'archeologia, per riprendere alla mente tutte le possibilità di combattimento possibili per avere a che fare con un cane. I molossi venivano usati in passato nella guerra. Dio mio! No, mi sa che non venivano usati. 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8. No, purtroppo i Daiken che hai avuto modo di combattere tu non erano di questa razza superiore. Tu hai sempre avuto modo di combattere solo con i soldati, che come hai visto prima erano quelli umani. Ok, va bene. Una creatura del genere non sai nemmeno se effettivamente sia Daiken, e infatti lui ha fatto 15. Perfetto, benissimo. Quindi perdo un'altra cosa. Sfrutto il mio hobby. Io continuo a pulire. E loro continuano a difendersi. Compio un'azione, uso il berretto per mirare, difendo qualcuno. E sono alle scene della base scientifica. Basta. No, ma mi piace, mi vedo da qua. Ho fatto 4. 1 1 1 1. Oh, 7, guarda. Sto per dire che tiro di me. No. No. Sono all'esterno della base scientifica, non lo contiamo più. Perché sta iniziando a far fuori un po' troppe navette. Vedi che due delle navette, per evitare di essere distrutte, atterrano nell'enorme buco che hai fatto nella base scientifica, arrivando di fianco a loro. Purtroppo per voi. Che bello, io ormai sono moribondo, ho un cane al collo. Io sono fermo. E a proposito di quelli che atterrano, dalla navetta escono due piloti, quindi quattro piloti, vestiti con una tuta spaziale, in modo da poter respirare anche in quel punto dove sta uscendo
aria molto velocemente e vedi che le paratie si sono chiuse quasi del tutto, quelle di sicurezza, ma sono molto lente purtroppo, perché i meccanismi sono stati danneggiati. Il missile fotonico ha fatto così, sai com'è. E corrono verso Mandala Jin. Oh, finalmente. E vedi che sono armati con delle armi simili al tuo bastone. Sono elettrificate però le loro armi. E loro sono almeno in tre e stanno compiendo un'azione. Basta, perché il resto è già stato cancellato. Io credo che... Tu devi dirmi come ti difendi, perché in base a quello che riesci a inventarti, tiri più o meno. Allora, io ho uno per me, di solito. L'altro è un oggetto iconico, uso il bastone per difendermi. Sfrutto le mie capacità da androide di elaborare velocemente tecniche di difesa. E ci aggiungo anche il buddismo, perché le mie tecniche di difesa derivano dalle scuole, hanno dato derivazione alle scuole di arti marziali buddiste, note, no? Le famosissime arti marziali buddiste, Tai Chi. Cioè, Man of Tai Chi le dà un sacco. Sì, ma non è un'arte buddista. Dopo per niente. Beh, dai, i monaci sono... Taoisti, però. Taoisti. Taoisti? No, Shin. Del Tai Chi? No. No, no, il Tai Chi, quelli... Quelli cinesi, vabbè, mi capisco. Non è... Shaolin. Shaolin, grazie. Ma i Shaolin sono buddisti. Sì. Quelli. Ok. E quindi c'ho queste, sono all'interno della base. I nazisti erano cristiani, in teoria, questo non ha fatto. Vabbè, sì, no. Delle tecniche cristiane. No. E io non lo so, seguo il tuo archetipo, mi sa che in questo caso è un po' dura. Vai. Cioè, cubo riservato non torna, perché ne ha fatti i cazzi tuoi mentre la base sì. Così. Io ho fatto 11. Un po' di andava, più. Andava. Mica tanto di più però. Beh, Dio. No, sì. Questo è 11 più altri 7 sono 18. Io con due dadi, tu con 5. Sì. Vabbè, ma io sono sfigato. E faccio vai non mi toccherete, non mi toccherete. Ma li vuoi solo tenere a distanza o ne vuoi sbattere uno fuori dalla base spaziale? Uno fuori, cioè gli tengo a distanza, perché faccio roteare il bastone attorno a me mentre rimango fermo. E invoco un mantra, la tecnica del Buddha fuori. Buddha fuori. E uno verrà colpito giustamente dal bastone se si avvicina troppo. Sta a Vobis, immagino, perché io ne ho 5. Io 4. Io 2. Gianni? 5 anch'io, mi sa. Io devo liberarmi di sto cagnaccio, perché non ne posso più. Io anche volendo non potrei aiutarti. Solo che non sto capendo come fare. Io potrei aiutarti, ma non so se conviene. No, vabbè, se devi sparare un altro missile... Però starebbe il personaggio. Però ci avrebbe il tornado spaziale da schiattare nell'acqua. No, anche no, grazie. Vabbè. Il robot che si avvita su se stesso entra nell'hangar. Se sei preciso è ottimo. Se sbagli di poco, no. Mi getto verso di lui proprio a testa bassa. Impulsivamente incarognendomi. Cercando di tenere naturalmente il collo sgorgante sangue o quella roba che mi scorre nelle vene il più lontano possibile da me. 7, 7. 9. Linea cinetica. Sì, sì, sì. Questa è quella che è per l'azione e questa è quella che uso. Lo respingi e nonostante le sue unghie da bestia l'avessero ancorato al terreno, riesci a staccarlo abbastanza da sollevarlo e farlo trascinare verso la paratia, e lui si attacca all'ultimo con una delle sue mani che hai già visto perforare le paratie mentre la paratia sta finendo di chiudersi. Riesce ad aggrapparsi e in quel momento vedi che corre verso una delle due navette che sono atterrate
entra e se vuoi provare a fermarlo in qualche modo, lui si sta alzando in volo e sparando alle paratie per uscire con la navetta. Ah, le paratie lo stanno chiudendo dentro. Ah, ok. No, non è un suicida. No. Copione. O ne aspetto lì fuori. Cazzo, volevi fare, scusa. Dove volevi andare? Le apro io le paratie. Come cavolo lo fermo? C'è qualche attrezzo meccanico da officina che posso manovrare per schiantarlo contro la nave? Sicuramente. Qualche mulo. E allora faccio così, cioè nel senso prendo qualcosa che posso bloccare, tipo non so, mettendo un peso sull'acceleratore, cioè qualcosa da proprio da lanciargli contro. Il muletto. Sì, il muletto, tipo, sono 4 tonnellate che si accelerano. Il muletto antigravità. Sì, sì, gli lancio contro il muletto. Vai. Con la lancia. Incastro il pedale con la lancia. 9. 9 contro 9. Quindi vinco io perché pareggio dentro la base? Quindi se vuoi usare delle... No, quello è solo... Ah sì, sì. Siamo dentro la base, siamo dentro pareggio la base, lo vinco io. Sì, vinci tu. Gli mandi contro il muletto e... Bello. Il magazziniere vince sempre. Sfondi praticamente il lato della navetta che stava cercando di sollevarsi, che fa puf 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 e ricade di lato. E lui esce, guarda, ancora più incazzato. Guarda il muletto, guarda la sua lancia, si riprende la sua lancia, no, e intanto però fuori. Bah. Io non li vedo uscire, vedo di tornare all'hangar. Ci sono le paratie chiuse. Appunto. Aia. È un pazzo psicopatico, avete capito? Sì, ho capito che è il degno figlio di suo padre. No, io non sparo le paratie. Cioè, se spari le paratie, giuro che... Cioè, vabbè, che non lo so, il tentativo... Se spari le paratie, risucchi tutti, quindi forse... Base, apri i portelli, no? Provare. Infatti, ci sarà un comando per aprire. Boh. Tu lo sai? No, cerco. Vai. È facile da intuire. Chiama papà e digli: papà, apri le paradie. Porcavo, ha dimenticato le chiavi. Crisi competitiva padre figlio. Sono esperto di motori e cerco di dare l'occhio. Quello certo, che... no? Motori avranno un sistema radiofaro, un sistema per richiamare la come persona. No, puoi provare. Hobby? Il berretto per guardare me? No. compio un'azione, visto che voglio rientrare all'interno della base scientifica, vale? No. No, e loro da fuori fanno l'unica cosa che possono, cioè spararti a casetto. No. Peggio di Roberto, non c'è nessuno. Ciao Roberto. 7. 1. Sì, riuscendo anche a evitare i colpi delle navi Daiken, riesci a girare l'officina dall'altra parte, e girando l'officina B sul retro vedi che c'è il pannello di uscita del robot. Cioè non si usciva dalla porta, no, che ho aperto io. No. Si usciva dall'altra parte. Ma la mia è più bella. Serviva una segnalazione, un cartello più grande, luminoso. Come questo, dici? No, più grande! Ah, come quello. E sì, volendo sei in grado di rientrare all'interno del... Rientro per vedere che cavolo stanno facendo. E all'interno vedi che le paratie ormai là in fondo si sono completamente chiuse, e mentre stai entrando vedi una navetta Daiken cadere e dalla navetta uscire il comandante. Quel cane bastardo. Che riprende la sua lancia. A me ne rimangono 4. Io 3. A me non è ancora detto più un turno, quindi... Adesso nel secondo combattimento, quello di fine... episodio, facciamo la regola ufficiale delle linee cinetiche, e cioè si va a puntare come al poker, per cui si finiscono molto più velocemente.
Lui prende la sua lancia. Mi fa: avevo deciso di lasciarti in vita per oggi, ma se è questo ciò che aspiri, gira la lancia, sarò contento di darti il colpo di grazia. E ti rilancio la lancia. Che palle. Che dopo tutto è una lancia. Se non la lancia, cosa la tieni la lancia a fare? Per fortuna, perché sennò tiravo solo un dado. Invece così no. Tu come cerchi di difenderti invece? Io provo a scattare, mm-hmm, e mi riparo volgarmente dietro qualcosa. Quindi... metto qualcosa tra me e la lancia. Ok. Manto. No, vabbè, non esageriamo. Prendo l'assistente del professore. Ha fatto 9, sei sicuro? No, ha fatto 11. Sei sicuro di non voler usare manto? No. 5. Sei sicuro? Evidentemente non ci riesco. Se no, devi sacrificare qualcos'altro. Beh sì, devi bruciare 2. Vabbè, sì, ne brucio. Ok. Via. Eviti la lancia che si pianta di nuovo, mm-hmm, di fianco a te. E senti la voce del professor Dango da dietro urlare: cosa fate ancora nell'hangar? Entrate nel robot! Essendo io come archetipo cupo e silenzioso e riservato, cioè il mio unico è uno sguardo proprio... Tu che hai riaperto il portellone dietro? Ok. Sta a te. Gli faccio... Ragazzi, li faccio ballare io nel frattempo. Entrate in quegli stramaledetti robot. Ammazza il comandante! Quindi... Miro. Compio un'azione. E... ora sono all'interno della base scientifica. Adesso sei all'interno della base scientifica. Lui sta solo seguendo il suo archetipo. E facendo un'azione. No, ti ho preso parecchio bene quel Vulcan. Tu davanti ai tuoi occhi vedi il comandante fatto a pezzi dai proiettili che arrivano dalla navetta che c'è alle spalle dal Kaiser, mm-hmm, dal Kaiser, e cade a terra con l'ultimo alito di vita. Indica i suoi soldati che sono ancora lì perché ne è morto solo uno prima. Uccideteli! Dato che tocca a loro, loro saltano fuori e iniziano a spararti. Uno che guarda. Di te non si sono accorti, ne hai fatto un cazzo. Prima hanno cercato di... Dai, che è un androide, è fermo, dicono vabbè sarà un robot, vabbè, di salto. Una statua, lascia lì. L'unica cosa che ha fatto è stato quando l'hanno attaccato, lui si è difeso, a sto punto non lo tocchi. E qui in riparazione, dicono, va bene. Però non c'è più il comandante nella scena, non stanno usando un oggetto iconico e non hanno un archetipo da seguire, quindi loro tirano un solo dado. Come si chiamano i robottoni del dottor Wu? I Dalek. No, non gli altri. I Cybermen. I Cybermen. Che ora hanno detto tutto, fai upgrade complete e ti riprendi. Tre. Ma spendono una linea cinetica per colpirti. Quindi o ne spendi una anche tu. No, perché mi stai paragonando no, a un Dalek. Devo salire sul robot. Devo salire e sul allora robot. Devi sacrificare qualcos'altro. Difendi qualcun altro. Che liderone che non vuol difendere nessuno, eh? Senti, cioè, il collo aperto. Ho fatto a caffuddate con... Ma, no, ti prego, agisci. Fai qualcosa. Cioè... Ormai... hai finito di meditare? Si sono girati per attaccare lui, mi sta andando alle spalle, e io comincio a fare... una girandola di colpi, schiaffi, uno in fila all'altro, senza mettere suolo, suono, senza mettere suolo anche. Sì. E quindi sono all'interno della base, sto difendendo qualcun altro, sfrutto la mia razza, sfrutto il mio hobby, tutti. Quindi sfrutto la mia se razza. Fai uno con tutti, io faccio 6, potrei ancora farcela.
è impossibile. Me ne manca uno perché sono stato in silenzio fino adesso, non ho fatto un cazzo e quindi in realtà mi prendo qua del recupero e dico tutto un cazzo. Beh, oddio. Un po' di ratina. Sì. Prendi un po' come vuoi. Vabbè, ho fatto anche 5, non era male. Va bene, quindi... vengono trapanati male. Quindi l'androide... Boom, lancia una granata. Sì, ho fatto finta di usare il bastone arti marziali, poi è arrivato il secondo, è stato... Tic. Il bastone non so come l'ha usato. Tic, lanci la granata. Poc! Vabbè. Li fai fuori tutti e tre, rimangono fermi per un attimo e poi cadono a terra tutti e tre insieme, ovviamente. Arus, quindi... E sentite però che fuori dalla base stanno ancora sparando. Io pallido, sudato e con una mano sul collo a tamponare il delirio. Beh, oddio, non penso di aver strappato la carota. Beh, mi ha mangiato un pezzo di collo, vedi tu. Vabbè, dai, un po' di muscolo trapezio, dai. Se metti una sciarpina... Non so. Sì, certo, è chiaro, mi faccio la belle... Anzi, arriverà immediatamente lì, com'è che è? Akita, no? Sayaka. Sayaka, con una benda, mi fa il nodino col fiocco, stile Holly e Benji, e io basta, sono a posto, posso salire sul robot. Senza problemi. First aid. E la cosa interessante è che è veramente così, perché una volta che entri nel robot hai il pool del robot, non il tuo pool. Esatto. Quindi sono dentro il robot. Voi correte tutti verso i vostri moduli. Mm-hmm. A mia postazione ho il bastone trasformabile che diventa la cloche. Cloche con gli anelli attorno al bastone che diventano i bracciali, con quelli tengo la cloche e la muovo come se fossero pugni. Io invece nella mia postazione ho un vano per la moneta che giro la moneta e si accende il pannello. Player one! Oddio, ho appena pensato a una slot machine. Vabbè, non esageriamo. Vabbè, i sceriffi delle stelle ero buono. È vero, sono molto più lontani di lì. Ma quindi adesso il combattimento è finito e queste cose si recuperano? No, il combattimento è finito, ma quelle ti rimangono finché non riposate. Ah, fino al riposo. Perché okay. Adesso passiamo direttamente alle mazzate tra robot. Perché quando uscite, ognuno con il proprio modulo, non avete ancora scoperto come montarvi insieme, perché tuo padre non ve l'ha ancora detto. No! Però io dovrei saperlo. Tu dovresti saperlo. Il problema è che fuori, nel frattempo, mentre tu rientravi, è arrivata la nave ammiraglia dell'Impero Daiken. Fiu, per fortuna sono rientrato. E dalla nave ammiraglia dell'Impero Daiken vedete questo ologramma gigantesco che... potrebbe essere grosso come un intero pianeta, una luna perlomeno di qualcosa. È una faccia, tu l'hai già visto, mm-hmm. Perché è l'imperatore Daiken. Aia. Che si racconta fosse in realtà un iriniano fuggito da Irin e tornato su Irin per cercare di... desiderio di vendetta di fronte a qualcosa di cui era stato privato. Esatto, il potere. Il potere. Okay. Era il fratellastro del regnante, Solano. Sì. Una roba così. L'aspetto è quello di Anubi. Ah. Mm-hmm. Porca Anubi. Ecco. Appunto. E infatti il suo nome, tu lo sai perché lo conosci, è l'imperatore Anubis. Voi non l'avete in realtà mai visto, l'imperatore Anubis, però oddio, hai visto, è stato nominato Anubi tante volte. E l'ologramma la notte quando prende il comodino si rivolge a voi e pensate che quelle tre misere macchine possano sconfiggere la potenza dell'impero Daiken? Sciocchi umani, ancora non avete capito qual è la potenza del nostro impero. Osservate ciò che è in grado di fare l'impero Daiken! E in quel momento vedete che la nave ammiraglia si sta ruotando su se stessa e iniziando a trasformare. Oh signore, no. È un cubo di Rubik.
Spaceball 1. Si allungano, sì, più o meno la Spaceball 1. Perché si allungano le braccia, si formano delle, delle gambe, e la testa è identica a quella dell'imperatore che avete appena visto. In una mano tiene una bilancia, nell'altra tiene una gigantesca piuma, e le altre navi del, dell'impero vedete che si stanno spostando e allontanando per fare spazio all'imperatore, in modo che possa distruggere queste tre misere macchine che non hanno nessuna speranza di salvare l'umanità. In quel momento ci sono le linee cinetiche, il fermo immagine, c'è la pausa in mezzo e poi riprende esattamente da dove era un secondo prima, senza ovviamente pubblicità in mezzo, perché in Italia non le facevano all'inizio. E anche perché non vogliamo ricordarci le pubblicità che potrebbero aver messo negli anni 70-80 in Giappone. Ma anche adesso non è che siano tanto meglio. Sì, in effetti. Okay. E lui ripete: osservate la potenza dell'impero Dunker. Si finisce di ritrasformare. Ah, giusto, è vero. C'era anche il recap, sì. E in quel momento sul vostro schermo appare il professor Dango, che mi dice: è arrivato il momento di dimostrare che gli esseri umani e gli iriniani insieme sono in grado di sconfiggere l'impero Daiken. Questo robot è stato costruito con il meglio delle tecnologie di entrambi i nostri mondi. Se c'è qualcosa che ha una speranza di sconfiggere questo imperatore Daiken, è solo il Gold No Buster. Dovete unirvi, diventare tutt'uno con la vostra macchina e tutt'uno con gli altri. Diventare una sola cosa, un solo cuore che pulsa all'unisono in questo freddo spazio siderale, e distruggere la minaccia che annichilerà la Terra. È sempre bello, professore, notare come si dimentichi di me, ma va bene. Cosa pensi di essere tu? Beh, non è il momento per la discussione filosofica. Oh, il cavolo si unisce, ma basta fare. È facile. Vedete quel pulsante rosso sulla destra della vostra cloche principale? L'ho pensato proprio per te. Premetelo, facile, facile. Premetelo urlando Gattai. Guarda che comico sono io. Siete pronti? 3, 2, 1, Gattai! E in quel momento i tre moduli vengono circondati da una luce dorata. Evviva! Che illumina la base spaziale dall'esterno. Parte la seconda colonna sonora, perché è arrivato il momento del combattimento finale e abbiamo una colonna sonora apposta. Torani Sobieru. No, è più che altro ispirata a Gurren Lagann, che non è esattamente degli anni 70, ma è il miglior super robot che hanno fatto negli ultimi anni. Quindi va bene lo stesso. ci accontentiamo abbondantemente. E in quel momento i tre moduli si ricompongono e tornano a costruire quel robot che avete visto nell'hangar. E il robot, descrivetelo voi. Prendiamo quello che si diceva? Sì. Ah, tu volevi fare il petto, Eri? O coscia? Tutto petto. Bella citazione degli anni 80, Marco. Mamma mia. 80? 90? Così. Ah, ecco. Era già gli anni 90. 90. Sì, 90. Gli anni 90. No, gli anni 80 è vero, erano papà guarda un pollo. Esatto, un pollo quadrato. Ah, se siamo noi tre, direi gambe, busto con braccia e busto testa. Io direi busto che faccio le ali. Tu sicuramente testa sei il leader. Ok. Testa e braccia. E tu fai le gambe. E tu fai le gambe. Oh. Tu eri quello veloce tanto, sì. No? Quindi ci sta che tu corra. Sì, sì. Tra virgolette. I propulsori. Ovviamente, mentre vi montate, nessuno può attaccarvi e nessuno vuole fare nulla, quindi aspettano pazientemente che il vostro robot si sia montato. E in realtà questa è una cosa che è arrivata dopo nei cartoni giapponesi di super robot componibili, perché all'inizio Get Robot faceva ah fu montato, ah fu rimontato, e si trasformava in mezzo secondo. Poi sono arrivati a combattere Revolus. A un certo punto avevano introdotto quella cosa per cui i nemici potevano anche provarci, ma l'energia che veniva sprigionata durante la fase di montaggio era... Ma è arrivata dopo con Vultus o combattere Civi, adesso non mi ricordo quale dei due. Comunque
fine combattere il CV, combattere allegatelo CV. Alla candidatura, esatto. E come, no, dice Maria, giustamente, come dice giustamente Pietro, ogni super robot è metallo, o in questo caso super metallo, o anzi super lega di metallo Z, per citare, no? Esatto. Il Japanium. Per il resto gli aspetti abbiamo i colori, i moduli hanno i colori iconici nostri, cioè esattamente costruiti apposta per essere del vostro colore. Beh, io l'ho scelto, io il mio colore, fanculo, stavo montando quelle degli altri anche. E bello, rosso, verde, scuro, arancio, esatto, una cacofonia cromatica inguardabile. È bello, e tra l'altro i pezzi più vicini sono quello rosso e verde, ma no. C'è sempre qualcosa, sì, di bianco sulle gambe. Esatto, i giunti sono bianchi, mezzo, i giunti sono bianchi come al solito, no? C'è sempre qualcosa di bianco o nero in mezzo. Ma sì. Il bianco però compare dopo. Certo che compare quando il robot è già composto. Ma poi è solo vernice. È solo vernice. E a questo punto ritiriamo le linee cinetiche, ma no, perché questa volta lo faremo alla maniera corretta. Mi sto usando anche come tester, perché è la seconda volta che ci gioco. Beh, 4 10 7 9 Oh, manto, non agisci per un attimo. Brodo, vai. E mi sa che io sono quello che ne ha fatti di più. Sì, sì. Perciò appena il vostro robot si compone, la voce dell'imperatore risuona, anche perché questa è un'altra cosa classica dei cartoni giapponesi. Non importa che sistema di comunicazione sì, è vero, usato, si sente tutti possono sempre tutto, parlare con tutti, esatto, in qualunque momento, senza bisogno di esatto, autorizzazioni. Hanno risolto qualsiasi problema di comunicazione del mondo. Il faccione dell'imperatore compare sui vostri schermi, ovviamente. Hackeraggio! No, non è neanche un hackeraggio, è normale. Hai progettato tu il computer, esatto, per farlo. Un'autentica cacata così. È un wifi aperto. Esatto. È un firewall di merda. Il faccione dell'imperatore compare sui vostri schermi e vi dice: vi avevo lasciato la possibilità di andarvene con le vostre vite. E avete scelto di restare a combattere una battaglia che avete già perso in partenza. Osservate la potenza dell'impero Daiken, e in quel momento vedete che la bilancia si sta sbilanciando da un lato e si sta illuminando, e quando la bilancia arriva a andare completamente in basso verso destra, un raggio luminoso parte verso il corpo centrale del robot, che quindi sei tu. Quindi lui fa un'azione. Non era testa e braccio lui. Io sono la testa e io sono il corpo centrale. Ah, tu sei il corpo e le ali, ho capito che eri le ali. E allora viene verso di te, perché comunque va verso il corpo centrale. No, va bene, va lui. Sta usando un oggetto iconico. Segue il suo archetipo. C'è un comandante. È fuori dalla base. Non stanno attaccando un eroe in particolare, ma è la battaglia finale. Quindi, voi nella battaglia finale avete un dado in più per ogni altro pilota oltre a voi, okay, per il solo fatto di essere un robot componibile e quindi una squadra unita. Siamo uniti. Quindi tu vedi questo raggio viola nerastro venire verso il Gold No Buster, colpire il tuo modulo, e senti attraverso i circuiti del modulo un dolore lancinante. Come perché se... sono stronzo e ho attaccato dei recettori sensoriali. Perché? Questo è stato spiegato in Daimos, invece. Per avere una migliore percezione della... Sì, perché veniva guidato facendo esattamente le mosse della persona, e quindi per avere una guida migliore doveva sentire tutto come se fosse lui stesso il robot. Se vuoi tirare qualcosa, decidi con cosa vuoi... Per la difesa. Con cosa speri di essere risparmiato. Allora, visto che ci ha offeso, voglio fargli capire che gli umani sono dei resistenti, quindi faccio valere la mia razza.
Cerco di usare l'agilità del mio modulo per schivare il raggio quanto è possibile. Compio un'azione. Ci sono altri due piloti. Ci sono altri due piloti. Siamo qua. Cocorono Pyro. Stiamo comunque difendendo la base scientifica, perché tanto... No, difendere la base scientifica è una cosa molto specifica. Ah, ok. E quando noi con le nostre navette ronziamo intorno alla base scientifica scacciando le altre navette. Allora basta, esatto. Questi. O come quando Miva spara missili a cazzo di cane, esatto. Che arriva gente. O quando c'è proprio il robot che sta cercando di distruggere la barriera energetica della, esatto, base scientifica. Esattamente, un grande classico di Ciclopo d'acciaio, esatto. Cioè, con la barriera a poligoni che... Ne ho fatto 16. 15. Ah, sfrutto una linea cinetica. Dimmelo tu se vuoi. No, si può fare. Sì, ma qui non andiamo col poker. Giusto, dovevamo andare col poker. Andiamo a puntare prima. Torna indietro. Puntiamo le cose che devono essere puntate. Allora, come funzionano le linee cinetiche? Adesso inizia un round. Ognuno punta un numero di linee cinetiche che vuole. Minimo uno. Chi ne punta di più agisce per primo, però ha una riserva più bassa. Chi ne punta di meno agirà per ultimo, ma avrà una riserva di linee cinetiche più alta dopo. Quindi questo dovevamo farlo prima, sì, di tirare. Adesso lo facciamo prima di tirare. Non è ancora successo niente. Ah, ok. Tutti, oh yes. E nel puntare poi quelli mi valgono nel tiro? No, nel puntare quelli vengono usati per agire per primo. Non dire quanti ne punti. Si può puntare anche 0? No, minimo 1. Pronti? Allora, aspetta. Io pronto. Pronto. 3. 1, 2. Quindi agivo prima io, quindi ti facevo il raggio della morte fotonica distruttrice. Beh, io stesso uso le stesse cose per difendere. Sì. Giusto? E basta, uni! Allora, 17, andata, 22. 12. 22. Come dicevo prima, senti un dolore lancinante. Arrivare dai meccanismi del Gold No Buster. E devi sacrificare qualche cosa. Sfrutti il tuo hobby. Il secondo che aveva puntato di più era Manto, che ne ha puntate 2, quindi tocca a Manto. Oh yes, quindi le gambe. Le gambe. Io. In realtà vi trovate... Sì. Ma vi trovate tipo Voltron tutti nella stessa cabina di pilotaggio o ognuno è nella sua cabina tipo Getter? Ognuno è nella sua cabina, perché ho urlato da solo pazzo di dolore, okay, facendo... Porca madosca! Sì, ognuno è nella sua cabina, però ci percepiamo negli schermi... Come se fossimo una a fianco all'altro. Okay. Sì, okay. Sì, quello sì. Quindi si vede comunque l'inquadratura, esatto, divisa in tre. Esatto, certo. Perché prendiamo di meno. A triangoli, così. Esattamente, con le nostre testone, col casco, con la visiera di un colore improponibile, tipo arancione. Io temo che dalle mie remote conoscenze della mitologia... Egizia. Yeah. Che quella cosa della bilancia della piuma porti male alla lunga. Anche alla breve. Sì, te lo dico. Sì, te lo dico. Che perspicacia. Io in generale, cioè, pensando che è nelle mani del nemico. Sì, vabbè, però sai, se tenesse nelle mani un gattino, magari. Ma se te lo dico. Ma se è un gattino ciclonico. Esatto. Esatto. Io quindi vorrei sottrargli la bilancia. Ah, così proprio. Bella. Quindi è un compio un'azione, sfrutto le caratteristiche del modulo che sono sulla velocità, quindi per avvicinarmi il più velocemente possibile. Sfrutto la mia razza perché interagisco in maniera specifica con il modulo e posso attivare l'arma che voglio attivare. Urlerò il nome di attivazione vocale e siamo in due, in altri due più o meno. La mia attivazione vocale è Deceptive Exchange! Eccolo! Non aspettavamo altro. Hai un più uno. Grazie. Non ecco. Più un dado, è un più uno.
Fatti 26 più 1, 27. 18. riesci a rubare dalle mani di questo robottone gigante la bilancia e senti però che è veramente molto molto più pesante di quanto tu ti aspettassi e ti rendi conto del perché. La bilancia è ancora piegata da un lato e senti che su quel lato quella roba che ha sparato il raggio è qualche cosa che sta creando una massa gravitazionale molto elevata. Non è scesa con un meccanismo, si è creato qualche cosa nel disco che è una specie di piccolo, per ora microscopico, buco nero che però potrebbe allargarsi. Sta a voi due. Stire cazzo. È l'imperatore Daiken. È un buco nero sulla bilancia. Stire cazzo. Vabbè, Gurren Lagann arrivano a tirarsi le galassie come stelline ninja, quindi. Io sto a 4 adesso. No, adesso tocca ancora loro due, sì, che no, non hanno ancora usato la loro azione. E hanno puntato tutti e la due. La domanda in realtà che viene a me sulla parte delle mosse e quant'altro. La motivazione locale abbiamo ognuno di noi, però non è limitata alla nostra parte del modulo o no? Allora, se siete scomposti sì, è limitata alla vostra parte del modulo. Quando siete composti ci sono sempre tutte. Ok. Però tu puoi usare le tue e lui può usare le sue. Tu non puoi usare il Getter Beam se non sei Ryoma Nagare. No, la domanda stava tutta lì. Ogo. Allora, se vuoi parto io. Come vuoi. Ok. Allora, compio un'azione. Sfrutto le caratteristiche del mio modulo. Ci sono altri piloti con me nel robot e siamo a 4. Poi, perché sono io, solito, c'è un dado in più perché sono io un personaggio. No. In questo, nel caso del robot non conta, no, perché il robot già non è il personaggio. Extra degli altri. Ok. E poi ultimo dado, catena supersonica. Faccio partire il pugno, quindi con il braccio esce una catena dal braccio che va ad avvolgersi intorno alla bilancia e la tira dalla parte opposta rispetto alla massa gravitazionale. Ok. Nove, quattro, tredici. 14, ma porco giù. E una. E un'altra linea, e una linea cinetica. Eh sì. E con. Vedi la catena avvolgersi all'altro lato della bilancia. E tirando inizia a ribilanciare la bilancia. E tu senti che facendo questa cosa il buco nero si sta rimpicciolendo e ridimensionando. È ancora bello pesante, però senti che sta iniziando a fare meno presa e la bilancia sta diventando un pochino più leggera. Ho visto che lui l'ha agganciato quella catena alla bilancia, la uso come maglio con il tornado spaziale. Mi giro e gliela tiro contro. Quindi uso l'arma d'attivazione vocale, uso il tipo del modulo volante. E brutto bastardo, ti farò vedere quanto è testarda la razza umana. Oh, questo sì. Urla tornado spaziale se non si attiva, mi raccomando. E vado col tornado spaziale! Usti. 25 il tornado spaziale. Io invece ho fatto solo 15. Il tornado spaziale vedi che si schianta contro il robot dell'imperatore Daiken che viene colpito sul fianco, per un attimo viene spostato di lato dalla bilancia, dopodiché vedi gli occhi del robot nemico illuminarsi di rosso e dire: patetico, siete solo dei miseri mortali. E cosa sai fare di meglio? Io sono un dio. E adesso puntiamo di nuovo. Ok. Chissà quanto punterò. Con ciò che rimane? Con ciò che rimane. Che bello! Io ci sono. Ci siete tutti? Sì. 4. 1. 1.
Io tengo la carica in fondo. Giustamente. Questa sensazione su chi lanceravamo a sapere. E tu non sei altro che un mortale. E in quel momento gli occhi si illuminano completamente. Venite abbagliati per un attimo, ma dura solo un istante. Non c'è il rombo del tuono perché vedete la piuma sollevarsi davanti alla faccia del robot Anubi e sfrecciare a tutta velocità verso di te. Ovviamente. E hai osato sfidarlo in questo modo. Per cui lui sta compiendo un'azione, sta usando un oggetto iconico, seguendo il proprio archetipo, c'è un comandante nella scena. Quella piuma che sta volando verso di te è molto appuntita e tagliente, pare. Ma è una piuma, quindi io sfrutto ancora il tornado spaziale, perché non era proprio finito, per deviare la traiettoria della piuma con il mio modulo volante. E quindi non hai capito con chi hai a che fare, ti impartirò una lezione ancora più dura e ti farò vedere cosa sa fare la razza umana. Oh ragazzi, quando vado in difesa mi esca fuori di uno come funghi. 18. 16. Aia. Non posso bruciare linee, è vero? Sì che puoi. Sì che puoi. Oh, sì che la brucio, vado a 17. Il tornado è abbastanza forte da deviare la piuma solo all'ultimo momento. Ormai non ci stavi credendo quasi neanche tu che sarebbe riuscita a deviare la piuma. E lui ti fa: perfetto, esattamente dove volevo che andasse. E sta qualcun altro che ha fatto meno di me. Leader. Mi bastardo, ma ha graffiato la carrozzeria del robot. Allora, 1, 2, compio un'azione, sfrutto le caratteristiche del mio modulo, sfrutto gli altri piloti che sono 4 e poi urlo il nome di un'arma ad attivazione vocale. E questi sono 4? Sono uno per ogni pilota? Sì. Oltre a se stesso. Oltre a me. Ah, no, avevi preso 2. Ok, no, te l'avevo visto prendere uno due solo. Due e le tre caratteristiche. Sì, sì, scusami. Attacco gamma! Dio. Attacco gamma! Dio Anubi! Non ci credo. È una congiunzione. Io ho fatto 18, però. Hai fatto 18? 4, 3, 7, 2, 9, 10, 13. Non, neanche spendendo. Volevo sparare un raggio attraverso la catena, ma evidentemente è scarico. Sacrifica qualcosa? Compio un'azione. Il tuo attacco gamma esattamente come funziona? Sostanzialmente è un... è una, come fosse una scarica di energia elettrica che si propaga attraverso le armi che noi utilizziamo, però invece di essere fulminante è depotenziante, dovrebbe cercare di spegnere tutto quello che incontra. Ok. E ti scagli l'attacco gamma contro Anubi e ti rendi conto solo all'ultimo che anche lui è in grado di spostarsi molto velocemente. Quella che stai per colpire è solo un'immagine residua. Ok. E in questo momento non sai però dove sia il vero Anubis, perché appena il tuo attacco colpisce l'immagine residua, quella scompare. Ok. Viene dissolta e non hai idea di dove sia finito. E quindi la catena finisce nel niente? Quindi la catena finisce nel niente. Ho capito. Come la catena di Andromeda la maggior parte delle volte. Ok, no, vabbè, infatti... Eppure il nemico mi sembrava che fosse lì. Una catena mi faceva sospettare che sarebbe finita a merda, perché non c'è un difesa cartone animato dove la catena funzioni in qualche inverso. Catena, disponiti a difesa. Ah, esatto. Catena, c'è del ritardo qui. Allora, quindi adesso è sostanzialmente desaparecido. Sì. Allora, no, ho la tecnica giusta. Io
alzo le mie connessioni con il modulo, metto le mani a conchiglio e comincio om, 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 om. E in a occhi chiusi lancio un'arma d'attivazione vocale che parte a 3 step di scena. Prima lontana, ok, astro, poi tuc, seven. Si aprono gli occhi con l'avvicinamento finale heaven e la velocità porta a generare 7 robot contemporaneamente che colpiscono a casaccio attorno a noi sperando di beccare qualcosa. No, ce l'ho, non a casaccio. Vado con i missili fotonici. Prima sta facendo lui l'Astro 7 Heaven. Sì. Ok. Devo riuscire a fare. Ah, e tu mentre lui lo fa spari con i missili fotonici. Okay. Non avevo capito. Illuminiamo tutto. Quindi le sto usando tutte praticamente. Dai. Lui 1, 2, 3, è ancora nascosto per poco. 6. Ha finito le linee. Ne ha 3 ancora. Tu ne hai di più, ma... Che merda! No, io che merda. 17. 11. 22. Vedi, io ho fatto merda. Ho capito, ma ho fatto 3, 1 e 2. Io ho fatto 2, 2 e 1. Su! Spari a casaccio i missili fotonici dalle 7 posizioni dell'Astro 7 Heaven. Massima dispersione. E uno di questi colpisce il robot di Anubi, che in realtà era quasi di fianco a dove stava prima. Non è così veloce. È in grado però di avere un effetto stealth in cui diventa invisibile. Ok, ma lo danneggi e torna visibile. La voce dell'imperatore risuona nello spazio intorno a voi, nelle vostre cabine di pilotaggio. Ah, questo è l'ultimo affronto che un ammasso di ferraglia di quarta categoria come te farà un essere come me. Il prossimo a morire sarai tu. Parole. Da dove è partito? Cioè, canti questa roba. La playlist. No, mi è caduta male sul pod. No. Sul pod, il Walkman al massimo. Ma neanche. Oh, lettori di dischi, esatto. Portati. Che mangia dischi da robot. Mangia dischi, esatto. Ah sì? Guardati dalla schiena, simpaticone! Ali neutroniche! E mi arrivo dietro la schiena con le ali neutroniche. Perfetto. Metallo. Vai di volante. Perché cos'ha di metallo, ali neutroniche? Gli arrivo da dietro. Ah. Gli arrivo, sì. Ce l'ho capito. Era l'arrivo il problema. Cos'è stato vengo da dietro? No, vengo da dietro è troppo generale. Beh, buono. No, non buono per me. 17, no. 19. 15. Subisce l'ultimo colpo extra che poteva subire. Lo colpisci alla schiena. E sei stato talmente rapido e veloce nel volare che non ha fatto in tempo a spostarsi. E la sua piuma è invece rimasta dietro di voi, pensando che il vostro robot non si sarebbe spostato. Quindi la sua piuma sta fluttuando in mezzo al nulla cosmico. E facciamo un altro giro di puntate. Tieni. Io ho puntato. Ah, vedi. Vai. 2. Ne bastano 3 a me per agire per primo. Io 1.
E ora, mentre lui è ancora lì a riprendersi dal colpo, montiamo l'arma finale e gli spariamo. Per l'arma finale la però dobbiamo fare, non possiamo. Dovete fare tutti 6 in un round. In un solo round. Eh sì. Prima dobbiamo creare le condizioni per l'attivazione. Ah, avevo capito tutto. Quindi dovete tirare tutti, e quando l'ultimo di tutti e tre ha fatto almeno un 6 con almeno un dado in quel round, potete usare. Possiamo attivare la mossa finale, se no dobbiamo andare a schiaffi, avanti a schiaffi. Visto che non mi hanno delusi, io gli tiro una salva intera di siluri fotonici. Vai, di missili fotonici. Cioè, tecnicamente il nostro robot ha sostanzialmente un hangar solo di siluri fotonici. Come tutti i robot giapponesi. Sì. Sono io. A missili infiniti. Il mio modulo è armamentario, quindi... Ricordiamo soprattutto i robot femminili che hanno un'infinita dose di tette missili. Com'era la canzoncina che avevi visto sotto? Quella di prima? Parole, quella. E missili, solo missili. Vai. Almeno tipo comico. E vai di missile fotonico. L'ha tirato il 6. 27. Lo colpisci. Di parecchio. Kaboom, kaboom, kaboom. Tanto che non può più usare il suo oggetto iconico, perché la piuma ormai è inutilizzabile perché hai distrutto il braccio con cui era in grado di usarla. Perfetto. E la bilancia è spersa in giro da qualche parte, è ancora legata alla catena a catena. Yeah. Non miravo al braccio, però va bene così. No, tu non hai mirato al braccio, ma il risultato è che il suo braccio è distrutto. No, ma sai, tiro da cecchino, no. Bel colpo! Avevo mirato al corpo. Comunque, la bilancia dopo la recuperiamo, Che se il professore se ne impossessa, può creare una bella arma contro l'impero Daiken. La mettiamo come trofeo sopra la base spaziale. Oh, c'ho il Desert Exchange, sai quante armi guadagniamo ogni volta che combattiamo? Basta mandare dei robot che non hanno armi. Gli rubo l'anima. Boom, gli rubo l'anima. Lui ha fatto. Io sono l'ultimo. Ma sta a me. Esatto. Che colpito alle spalle da un po' di missili, colpito al braccio da altri missili, allunga una mano verso il Gold No Buster e voi sentite per un attimo una fitta al cuore colpire tutti e tre quando l'imperatore dice: siete stati giudicati, pesati e trovati manchevoli, la vostra vita appartiene a me! E in quel momento sentite proprio che il vostro cuore si sta fermando. Quindi io no, anche tu. Incredibilmente anche tu. È quella la cosa che ti lascia più basito. No, il mio microprocessore. 5, 4, 3, 2. Tiriamo tutti? E no, tira solo il leader in questo caso. Ok. Aia. È stato bello. Sì, infatti. Va bene. Abbiamo grande tutto. Bastardi. Posso spendere delle linee per Gianni in caso? No, non puoi. No, sì, boh, non ho ancora deciso. Vediamo. Io ho fatto 18. Ok, io dunque aspetta. Dovresti fare che nel momentum drammatico i compagni incitano e quindi possono spendere le linee nel momento in cui stai rischiando di schiantare. Invece di dare dadi, spegnere le linee. Se no, ti provo di contenere il robot. Ok, sto difendendo la base scientifica. No, razza umana, no. Deve resistere. Sfrutto la mia razza. Provo a sfruttare la mia razza per vedere se riesco comunque a mantenere la lucidità in un momento di difficoltà cardiaca. Perché gli eriniani hanno il cuore dall'altra parte. No, però magari sono forti sull'apnea e quindi possono rimanere un po' vivi anche quando. Gli eriniani sono come Sauzer. E basta. Morti. Perché era un 4, non era un 5. Basta. Andiamo su di te. Sì, devo fare 3-6 per pareggiare. E comunque vorremmo poter contare. Comunque perdo perché siamo fuori, quindi non ho modo di vincere. A meno di non riuscire a legarci il mio hobby o le caratteristiche del mio modulo.
Perché tu sai tramite l'archeologia sì. come Anubi riusciva vabbè, però sì. a far pesare i cuori e quindi sai come non risultare essere manchevole. L'inganno di Horus nei confronti di Anubi dovrebbe esserci in qualche leggenda, non sicuro, vorrei... Sicuro, sicuro. Prendendo la piuma, vediamo se... Là, 5, però. 11, 11, 3, 14 e 2 ovviamente 16. Lui ha fatto 18, giusto? Sì. Da porco. Non sono lì. Lui non ne ha più. Ma a questo punto sì, anche gli altri possono bruciare linee. Perché però la razza umana devi fare la scena. Deve resistere! Non possiamo perire di fronte al nemico! Io tiro la leva che non si vuole spostare, spingo. In questo momento parte... Il raggio protonico! E quindi glielo sparo contro. Che colpisce Anubi, che lascia andare perché perde la concentrazione. E sta andando. Quindi abbiamo 6 tirato sì. da lui, 6 tirato da me. Manto, se tiri un 6 possiamo attivare il Buster Beam. Io vedo loro due provati un attimo, perché nel senso lui dal... Tutto lui. No, sì. Io l'ho provato ancora da prima. Io sono appoggiato con le mani sulle leve del robottone così. C'è più sangue per terra che nel suo corpo. Esatto. Sta grondando dalla sua cabina di pilotaggio in alto fino alle gambe esatto. su. Esatto. Il mio sangue... Oddio, io sono lavato. Il mio sangue è di un colore violaceo incomprensibile. Quindi... Chi ha sventrato il polpo? Allora comincio a far suonare quelli che sono andati i bracciali. Batto un po' di volte e le mani del... questa non so se è da robottone 70 o viene da dopo. Unendo le mani del robottone e allontanandole, esce una spada. Ah beh, no, ci sta tranquillamente. Il Voltron era degli anni 80, ma era inizio anni 80 e faceva esattamente così. Esatto. Vultus appariva dal petto. Mazinga se la sparava dal ginocchio. Perché quella non l'ho mai capita bene. Cioè, ha le ginocchia a punta. Ce l'hai lì davanti, tra l'altro. Il grande Mazinga. Sì, ma non gli sta uscendo dal ginocchio in questo momento. No, perché sta lanciando il grande fulmine, però. Così, lo lancia. Scusi. Esatto. Pronto? È un boh. In pugno è un Super Boken! Holy Boken, anzi. E gli tiro una... schiaffettata. Sì. Una manata di dadi così. Ma caso. Perché è quello di prima uguale, cioè un cambio cazzo. Io tiro tutto. All in. Esatto. E c'è un 6. Oh. Il resto fa un po' schifo, ma c'è. Ma chi se ne frega? Comunque, 17 20 20 tondo. 11 15 17. No, ma 21. 20 tondo. Sto e mi gioco la linea cinetica anch'io. Siamo di nuovo pari, esatto. Quindi vince l'imperatore. Meno lo aiuta ancora? Sì. Ho detto che la razza umana lei torna a vivere. Passi oltre il robot Anubis con il tuo Holy Boken. Senti, in questo caso ci passo perché con la spinta sua aumenta la velocità e diventa praticamente una vibrolama. Esatto. No, cominciamo ad avvitare su noi stessi. Quella cosa per cui a un certo punto non capisci più i movimenti, ma c'è una palla tipo Sonic. Esatto. E ti ritrovi oltre al corpo di Anubis, robottone. Il professor Dango compare sui vostri schermi e vi dice: è pronto, siamo riusciti a caricare il colpo del Buster Beam. Distruggete quel bastardo. Sì, papà. Facciamo che abbiamo la leva quella a caricamento. Pronti al 3, 2, 1, si infila. Esattamente. Per un momento ho pensato al tuo servo. Oh ragazzi, qua sotto non parte. Beh, la catena a catena funziona esattamente così. Esatto. Solo si ingolfa due volte su tre. Esatto. Okay. Golden Buster, attacco finale. Prendiamo la maniglia. Caricamento! Buster Beam! 3, 2, 1, via! In quel momento, vedete, voi schiacciate il grilletto pensando che partisse qualcosa
dal fucile del scherzoni invece no, c'è un puntino rosso e non funziona nulla, mazzo di fiori. Finché dietro di voi non vedete una enorme luce, per un attimo dietro di voi si illumina qualunque cosa e subito dopo un raggio dorato gigantesco vi passa di fianco a pochi centimetri dal robot, quasi distruggendone la corazza. La verniciata, no, è incazzatissimo per la vernice. Il robot Anubis viene circondato da questa luce e sentite l'imperatore urlare: no, è impossibile che dei miseri e viene dissolto. Posso andargli prima di morire sul grande schermo e fargli così: loser! No, è una cartone giapponese. Ma le altre navette Daiken esplodono. No, se ne vanno. Peccato. Volano. E quindi via velocemente. I maledetti torneranno. E beh, chiaramente sì. Appare la schermata che abbiamo. Perché? E la puntata, la serie continuerà, anche se questa puntata è finita. È complicato pensare alle mosse in chiave robottone, basta, eh? Serve un attimo di... Deve entrarci nel meccanismo. Ecco, sì. Sì, quello un po' sì. Linee cinetiche. Versione 1, versione 2. Io nettamente la 2. Sì. Il puntare? Sì. Anche perché riequilibra un po'. Nel primo caso, cioè non è un problema, è sensato e non è un problema che uno faccia molto meno dell'altro, però facendo molto meno, se sei un po' al tavolo, dopo un'ora torni. Cioè, sì, quello è vero. Mentre con le puntate diventa un po'... cioè ovviamente gli altri se le rischiano di più, quindi ci si avvicina di più verso la fine. E se uno vuole entrare in azione, può puntare tanto al rischio del suo pull... Esatto. O essere conservativo come ho fatto e ottenere la scena. Cioè lui è stato fermo un sacco il primo giro. Sì, quello è vero. Giocando una linea cinetica alla volta, per lui è diventato... Più che altro perde un po' anche senso, perché ok, va bene, nel combattimento ero lì così. Invece, secondo me sono tutti coinvolti subito sulla storia e cambia anche la dinamica dell'iniziativa, cioè... anche narrativamente qualcuno che vede che la situazione sta diventando difficile e ancora magari il suo pool di linee cinetiche investe di più nella puntata perché vuole prendere la situazione in mano e quindi cambiano anche, si scombinano, e poi c'è quel pizzichino di push your luck che secondo me male non fa, nel senso che a quel punto diventa anche un gioco di sguardi con no, il nemico per capire t'ho fregato o non t'ho fregato. L'unica cosa a quel punto diventa da valutare l'altro punto che avevi indicato, che è quello del quando si finiscono le linee cinetiche ne guadagna sostanzialmente soltanto l'avversario, nel senso che a quel punto il giocatore rimane più conservativo e il master può giocarsi come cacchio gli pare. Sì, beh, a meno che tu non le fai, cioè a esaurimento le fai ritirare. No, è quello che dico, appunto, c'è da verificare un attimo quel passaggio lì, non siamo arrivati a fare oltre l'esaurimento, quindi non saprei dire, ma c'è da tenerlo da conto. L'unica cosa è quello. A parte quello, ottimo. Mi piace un sacco. Certo, non è da giocare quando hai mal di gola. No, se vuoi giocarlo come deve essere giocato, no. Ovviamente no. A me piace molto perché è coinvolgente. Io durante tutta la partita mi sono proprio rivisto in testa il cartone animato che scorre e quindi l'immedesimazione è stata altissima subito e poi secondo me ha il giusto livello di semplicità per rendere tutto molto veloce, secondo me, poi ce lo diranno i nostri cari ascoltatori, è godibile anche da ascoltare. Cioè io sono sicuro che domani quando mi ascolterò la puntata mi divertirò ancora, perché secondo me è anche bello e godibile da ascoltare. Bene, se voi avete ascoltato e vi piace, potete fare due cose. O aspettare che venga messo sul sito, non so se sarà domani o domenica, sabato evidentemente no, perché in giro per Luca è difficile che io riesca a caricare qualcosa sul sito. Non è impossibile, ma è estremamente difficile. Oppure...
La router wifi non ce l'hai di sicuro, c'è un buco di segnale a Lucca. No, no, ma il problema non è neanche il segnale, il problema è il tempo. È talmente pressato lì così in mezzo alle persone che non avrà neanche... È il bello di essere piccolo, sguscio tra le persone. È vero, questo sì. Però invece se siete a Lucca e scrivete su un tweet a @FumbleGDR e mi dite sono qui anch'io, io mi porto un plico di schede di Gattai, quindi basta che ci troviamo, io ve le regalo. Tanto le schede ti bastano e avanzano a tre quarti della... di quello che serve sapere, il restante quarto è stato detto in puntata o basta chiedere. Sì, in realtà dovrebbe esserci quasi tutto. È vero che vi porto la versione 1 e non la 1.2, però... Vabbè, sono tre fogli, sono su cui c'è fogli. Tutto praticamente. È un gioco che si fa in tre fogli. Se invece volete aspettare e stamparvelo a casa o non potete venire a Lucca, lo troverete comunque sul sito. Il sito nuovo di Fumble è online e c'è la soundboard, e se aspettate che arrivi la mail con abbiamo caricato il gioco, ci saranno anche le istruzioni su come accedere alla soundboard. Chi ci può accedere? Tutti quelli che sono soci di QWERTY o sono stati soci di QWERTY o che hanno fatto una donazione a Fumble o a QWERTY. Esatto. Se avete fatto una donazione e in settimana non ricevete la mail, scrivete a fumblegdr@qwerty.it, così siamo sicuri di aggiungervi e mandarvi la mail con le istruzioni. Oh yes. Detto questo, per Fumble potete fare delle cose che sono sempre gradite, cioè andare su iTunes e lasciare delle recensioni a 5 linee cinetiche, potete condividere il video, potete condividere il podcast, potete comprare i gadget di Fumble o comprare i manuali di Urban Heroes con il codice Fumble Now, che sono sicuro valga anche dal vivo agli stand della Raven di Urban Heroes, della Tinat Games, sì, che stanno presso la Raven a Lucca, quindi se andate a Lucca e dite Fumble Now conta, ci daranno dei soldi, scusa dopo, e altrimenti andate su qwerty.it/associati o in fondo al sito di Fumble nel footer, esatto. Ci si può associare o fare una donazione. Cosa volevi dire? Che mentre stavo arrivando qui, per strani motivi, perché non mi capita mai di riuscire a prenderla qua a Milano, Virgin parte un l'angolo dei nerd con questo tono proprio. Su Virgin c'è l'angolo dei nerd, che cazzo è? Bene, ora andiamo in collegamento con i nostri amici a Lucca. Ho avuto un momento di... su Virgin, da quando è che Lucca... Da quando girano un pacco di soldi, ecco da quando. Ah, miseriaccia! Eh sì. Una volta era, sei stata a Lucca, bella città, c'era qualcosa? Se siete in giro per Lucca, scrivete che ci troviamo, andate a visitare alcuni posti che dovete visitare se siete a Lucca. Innanzitutto, ovviamente, lo stand della Tinat Games, che sono i nostri amici. Andate al Family, all'area Family, e andate a dire a quelli di Kids and Dragons che hanno fatto un ottimo lavoro e fanno una cosa bellissima, cioè insegnano ai bambini a giocare di ruolo. Yes. Ed è una cosa bellissima. Altre cose che potete fare, andare anche nell'area degli editori indipendenti e andare all'Attaccapanni Press, che si meritano i vostri soldi e stampano dei bellissimi fumetti. Detto questo, noi ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata di Fumble. Si torna a giocare a Warhammer. E settimana prossima, mercoledì, dovrebbe uscire anche la puntata di Blood Rage, di Com'è quel gioco. Oh yes. È una puntata in cui finale abbiamo dovuto rivederlo un attimo, quindi siate pazienti e non ci vogliate male. Abbiamo notato i nostri errori, corretto subito, però esatto. Subito dopo. Quindi ci stiamo avvicinando. di solito ce li fanno notare a stretto giro i nostri ascoltatori, invece questa volta ce ne siamo accorti da soli. Esatto. Vi siete inquadrati i piedi mentre parlavate? No, abbiamo fatto un'errata corrige volante. Esatto, sì, proprio così, al volo. Noi ci sentiamo settimana prossima. Se siete a Lucca, fatecelo sapere. Ciao Gattai. Ciao.